Stamattina siamo qui, parliamo di riqualificazione energetica e sismica. Insomma, la scelta di questo appuntamento non è casuale. Dietro questo evento c'è l'impegno di Confcommercio, Federcomated e Ascomed in particolare. La scelta di Avellino è importante perché Avellino è una città, come sappiamo bene, che ha vissuto nel 1980 non solo un evento drammatico, insomma, quindi è uno di quei territori a rischio sismico a livello nazionale, quindi mi sembra giusto e opportuno, insomma, che si discuta di queste tematiche in una città come Avellino, una provincia come l'Irpinia. Stamattina al tavolo dei relatori ci sono esponenti nazionali, un po' di tutti gli ordini professionali di settore, e l'impegno e la sfida di Giulio De Angelis è stata quella appunto di mettere attorno allo stesso tavolo gli attori di una stessa filiera, la filiera edile, e poi nel corso del dibattito, del confronto, ci renderemo conto di come è cambiato nel corso degli ultimi anni anche il concetto di costruzioni, che adesso infatti si parla più opportunamente di riqualificazione, di ristrutturazione, quindi c'è una visione diversa anche di costruire. Io vi presenterei rapidamente quelli che sono i relatori della mattinata, poi prima di passare la parola per il saluto a Giulio De Angelis. Allora, oltre a Giulio De Angelis, delegato Federcomited per il Mezzogiorno, abbiamo Massimo Sesta, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Presidente Nazionale degli Ordini Ingegneri Zambrano, infatti dovrebbe arrivare il momento. Abbiamo poi il Professore Braga della Sapienza di Roma, Saulo Celli come Presidente Nazionale degli Ordini Geometri, Rodolfo Girardi Vicepresidente Nazionale ANCI, abbiamo poi Burrelli Presidente Nazionale ANACI, Freri Presidente Nazionale Federcomated, e poi abbiamo il Consigliere Benedetto dell'Ordine dei Geologi Italiani. Allora, intanto io passerei la parola a Giulio De Angelis per un'introduzione, grazie. Innanzitutto buongiorno e grazie a tutti di essere intervenuti. Questo convegno nasce al di là della zona nella quale noi viviamo, come sapete, appunto, legata anche a poco al tragico evento dell'80, ma non nasce per solo un'idea dell'associazione dei distributori edili della provincia di Avellino, è tanto caro il mio presidente nazionale, perché come dire, ha nobilitato in qualche modo l'attività del venditore edile dandogli una terminologia un poco meno generalista, se mi consente, Presidente. Ma nasce perché insieme a tutti gli ordini professionali, io li voglio ringraziare pubblicamente, al Presidente Fasulo dell'Ordine Ingegneri, al Presidente Fraternale, il Presidente dell'Ordine Architetti, al mio amico Antonio Santosuosso, che resta un riferimento forte nel Collegio dei Geometri per la provincia di Avellino, al Presidente Madrazzo dell'Ordine dei Periti, a Pino Scognamino, Presidente dei Costruttori, e alla mia carissima amica Giovanna Costamato, Presidente della NACI, quindi l'Associazione degli Amministratori di Condominio della provincia di Avellino. Abbiamo seguito un percorso, una riflessione insieme, e abbiamo raggiunto poi la stessa idea. Riqualificare significa ridare sicurezza al patrimonio immobiliare italiano. I dati purtroppo ci raccontano che circa l'80% del patrimonio immobiliare italiano è da riqualificare sia sismicamente sia energeticamente. Beh, riqualificando, effettuando questo processo, noi andremo a migliorare la qualità della vita, la nostra qualità della vita, anche a ridisegnare, se volete, per certi aspetti, anche i flussi commerciali, il concetto anche di comunità, perché dove esistono dei fabbricati che sono sicuri sismicamente, energeticamente e economici, dove all'interno dei locali c'è una vita salubre perché non ci sono, ci sono delle tecnologie anche nel rinfrescamento e nel riscaldamento, vengono usati materiali ecocompatibili, si respira meglio, è un concetto diverso di vita. Noi quest'anno facciamo, a differenza del convegno che abbiamo fatto 2 anni fa sulla 305, che è una normativa che Federcomited, attraverso il Presidente Freire, ha voluto fortemente, che poi magari ve ne parlerà un attimo lui, che è una normativa europea che riguarda la responsabilità sulla qualità dei materiali che vengono utilizzati nella riqualificazione, noi lanciamo un progetto che avrà una cadenza annuale. Questo è il primo convegno, l'anno 22 ci ritroveremo qui, lo stesso giorno, la stessa data,
perché in questo anno riteniamo di poter iniziare un percorso anche di collaborazione con dei tavoli tecnici con i nostri amici della filiera e ulteriormente raffinare questo nostro valore culturale. Io non ho molte altre cose da dire, io devo soltanto ringraziare appunto i nostri interlocutori oggi della tavola rotonda del nostro, che hanno avuto il piacere e l'onore hanno dato alla provincia di Avellino con la loro presenza una forte rappresentanza, un forte interesse verso questa problematica. Virpigna, come voi sapete, io l'ho detto in più occasioni, è il centro della Campania e la Campania è la vera porta del Mezzogiorno. Il sud, caro Presidente Sessa, ha molto bisogno di lavoro e la funzione del settore dei redditi, lei lo conosce molto bene, noi siamo il 13% del PIL, può essere la ripresa, il rilancio può essere il locomotore della nostra economia. Quindi Confcommercio mi è stata molto vicina, mi è stato vicino anche il Presidente San Gallo, questo lo devo dire perché per voce del Presidente Ferri mi ha testimoniato in modo, diciamo, sia morale che tangibile e organizzativo una sua profonda solidarietà, io ne sono grato pubblicamente. Così come sono grato ai commercianti della provincia di Avellino, ai componenti di giunta, alla mia vicepresidente vicaria, Paola Delgado, che insieme a Mirosa Pagnotti hanno voluto fortemente questo evento, ci hanno lavorato sopra, l'hanno organizzato nel modo migliore possibile. Io credo che abbiamo dato anche testimonianza di una grande efficienza, di grande professionalità che mi ispira. Io altro non ho da aggiungere, soltanto di ringraziare gli sponsor per aver avuto tutto questo progetto. Presenteremo il nostro sito, è già pronto, e questa è l'ultima cosa che volete fare. Il sito è l'agora virtuale di questo progetto, al quale io mi auguro potremmo partecipare anche con il loro apporto, sia le aziende che i nostri partner, diciamo, che ci hanno dato una mano adesso, i nostri partner culturali, quindi gli ordini professionali, e costruire insieme un progetto per il convegno che faremo l'anno futuro del Rendino. Dove speriamo di fare una cosa fatta ancora meglio di quella di quest'anno. Io vi ringrazio tutti e lascio la parola al moderatore. Io intanto ringrazio anche le presenze in sala, il presidente degli ingegneri Fasullo della provincia di Avellino, il presidente dei costruttori di Avellino, Cognamillo. A questo punto chiamo per un breve saluto il presidente della provincia, Campacorta. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, un saluto al tavolo dei relatori e ovviamente a tutti coloro che sono presenti oggi. Si chiedeva l'ingegnere Sessa se le province esistessero ancora o meno. Devo dire che l'altro giorno anche il ministro Delrio, che è l'autore della riforma delle province, che è incontrato l'altro ieri al ministero, ma voi continuate a pagare i dipendenti? Sì, noi esistiamo ancora. Continuiamo a pagare anche dipendenti che non sono più nostri dipendenti, che dovrebbero essere dipendenti regionali, e però non ci accontentiamo, come dire, di resistere e basta, anche tra l'altro noi non stiamo resistendo, perché se noi potessimo, lo dico al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, consegnare le chiavi dei nostri edifici scolastici delle scuole superiori, noi saremmo contentissimi. Se noi potessimo dare a qualcuno le chiavi dei 1600 chilometri di strade provinciali che noi continuiamo a tenere, noi saremmo contentissimi da questo punto di vista. Ma abbiamo fatto, come dire, in questo nostro paese una riforma, abbiamo innanzitutto minacciato una riforma, perché le riforme in questo paese non si fanno, si mandano gli avvertimenti. Cominciò il governo Monti, non mi fate dire quello che penso del governo Monti nel 2011, il quale pensava che si potessero eliminare le giunte con un decreto legge. Meno male che c'era il Presidente della Repubblica, Napolitano, che disse guarda che questo non si può fare, non è in linea con la Costituzione, e cancellò una serie di cose. Dopodiché hanno tagliato fondi su fondi e noi naturalmente mandiamo i nostri ragazzi delle scuole superiori in edifici che spesso non sono, diciamo, completamente a norma. Per evitare questa storia,
Noi abbiamo messo quest'anno 26 milioni e mezzo di euro del bilancio della provincia, 26 milioni e mezzo di euro su 5 interventi che noi abbiamo definito i poli di eccellenza. Credo che ne abbiate già sentito parlare perché le gare di appalto sono già in pubblicazione, sono state già pubblicate. Per dare un'idea, il governo Renzi sulla buona scuola ha messo su scuole innovative, che è un programma che ha rimodulato fondi INAIL per il 2015-2017, ha messo 300 milioni di euro. Per la Campania sono 27, noi solo per la provincia di Avellino abbiamo investito 26 milioni e mezzo di euro, un intervento che è a rischio TAR, poi vi spiego per quale motivo, riguarda la realizzazione del polo enologico e quindi dell'unica vera università che è nella città di Avellino, c'è un triennio della facoltà di agraria dell'Università di Portici, di Napoli, insomma più nota come sede di Portici, c'è il triennio della scuola enologica e poi con questo si completa il quarto e quinto anno, si fanno laboratori, si mettono a disposizione delle tante aziende del settore vino di questa provincia, si mettono a disposizione organismi di certificazione della qualità senza dover andare in posti dove costa tutto molto di più. C'è un TAR che si esprimerà la settimana prossima, perché Giulio sai chi ha fatto il ricorso? La scuola, cioè l'istituto agrario ha fatto ricorso contro la provincia ritenendo che il terreno intorno all'istituto agrario sia di proprietà dell'istituto agrario e non della provincia. E rischiamo di fermare 8 milioni di euro con gara, con offerte già pervenute il 15 marzo e abbiamo dovuto sospendere ovviamente i lavori della commissione perché siamo... Allora, questo è il paese che se volesse fare una cosa intelligente dovrebbe per esempio cancellare i TAR. L'ha detto una volta Prodi nel 2013, ma la cosa è caduta lì. Perché non è possibile che siamo tutti sottoposti al primo che si alza la mattina e blocca magari lavori dappertutto e blocca infrastrutture che sono fondamentali per questo paese. Non è più possibile. Diciamoci con grande franchezza, non è più possibile fare riforme pasticciate con i rischi che si corrono, perché poi insomma giustamente l'opinione comune è che le province sono già scomparse, ma non sono scomparse perché, ripeto, continuiamo a pagare gli stipendi, continuiamo a persino ad occuparci delle funzioni non fondamentali che avremmo volentieri restituito alle regioni, non si capisce quello che succederà con i centri per l'impiego, cioè con quelli che sono dipendenti che si occupano dell'offerta fra domanda o incontro fra offerta e domanda di lavoro. E che non passano le regioni, non passano nemmeno i ministeri, c'è questa situazione. Allora stamattina mi faceva piacere salutare, ma mi faceva piacere anche dire che comunque ad Ariano una prima gara d'appalto è stata pubblicata che riguarda la demolizione dell'impianto, adesso pubblicheremo la gara della progettazione di questa scuola, gara di progettazione europea anche per il Castello di Gesualdo, che è un grande restauro su un immobile di proprietà della provincia, e poi ci sono ulteriori interventi che riguardano Bisaccia, Sant'Angelo dei Lombardi e Montoro, dove si restaura anche qui, è in corso la pubblicazione della gara, un convento dove invece sarà ospitata l'area della Concia. Insomma, mi sembra che abbiamo provato a dire se volete ce ne andiamo, però intanto vi lasciamo una cosa importante per il futuro dei giovani di questa provincia. Presidente Gambacorto, adesso chiamerei l'assessore Penna, sempre per un saluto, grazie. Sì, buongiorno a tutti, sono Augusto Penna, sono assessore all'ambiente al Comune di Avellino, ma sono soprattutto un tecnico e da tecnico mi sono occupato e mi occupo di questi problemi. Per cui quando il Presidente De Angelis ha ritenuto di organizzare questo importante incontro e ha richiesto il patrocinio al Comune di Avellino, non abbiamo avuto alcuna difficoltà
a concederlo, anzi siamo stati molto lieti di patrocinare un'iniziativa così importante. Io ho qui un dato fornito da ERC, che è l'European Research Council, cioè il Consiglio Europeo per le Ricerche, che ci dice che noi europei passiamo oltre il 90% della nostra vita in ambienti chiusi. E allora abbiamo il dovere di preoccuparci della salubrità di questi ambienti. Beh, un altro dato ci dice che gli edifici energeticamente efficienti sono gli ambienti chiusi più salubri, perché consentono di tenere controllata la temperatura e l'umidità e consentono di evitare le convezioni di aria. Il che significa che investire in efficientamento energetico non solo rappresenta un risparmio in termini economici, ma rappresenta un utile e un importante presidio per la salubrità umana degli ambienti e quindi per la salute umana. Cioè rappresenta quello che tutte le civiltà occidentali stanno cercando di perseguire, che va sotto il nome di qualità della vita. La qualità della vita che si persegue appunto ottenendo ambienti sanitariamente migliori, affrontando le attività quotidiane, ma anche quelle importanti di programmazione, di grandi interventi, tenendo conto di quello che è l'impatto generale delle nostre azioni. Impatto che va visto in termini, voglio dire, non settorializzati. Noi parliamo oggi di energia, di efficientamento energetico, pensando che questo riguardi appunto l'elettricità, riguardi il consumo di le emissioni di calore, la temperatura degli ambienti, eccetera. In realtà dovremmo guardare a questi temi con un approccio più multidisciplinare, che riguardi lo sfruttamento razionale delle risorse, l'utilizzo delle risorse in termini di intelligenza, di raziocinio, aspetti che coinvolgono tutte le attività umane. Per questo motivo noi stiamo ragionando come amministrazione comunale, con il mio assessorato, con i miei collaboratori, di lanciare insieme alle associazioni come i commercianti edili o come le associazioni degli amministratori di condominio un programma che abbiamo pensato possa avere il nome di Avellino Impatto Zero e che riguardi una trasversalità su ogni ambito della nostra vita, per cambiare il nostro stile di vita relativamente all'uso razionale dell'energia, all'uso razionale dell'acqua, alla mobilità, alle emissioni in atmosfera e, perché no, anche all'alimentazione. Allora, chiaramente per ottenere questi risultati abbiamo bisogno di una grande collaborazione, collaborazione che abbiamo già iniziato e che porteremo avanti con chi è seduto a questo tavolo oggi. Non mi sfugge però che appunto questo è un convegno organizzato dagli imprenditori, dai commercianti, quindi volevo dare qualche altro input rispetto a questo. Il mercato dell'efficientamento energetico, sempre da dati ERC, cioè Consiglio Europeo per le Ricerche, che è l'organismo che esamina i cosiddetti PAES, i piani per l'efficientamento energetico, ci dice che questo organismo, che l'inventario di base delle emissioni in atmosfera dei comuni italiani rappresenta che le attività del settore pubblico incidono soltanto per il 3% sul bilancio totale, mentre invece quelle private incidono per il 97%. Che significa che il 97% del mercato dell'efficientamento energetico è nella edilizia privata. E quindi è utile sfruttare le fonti di finanziamento, ma è meno utile inseguire i finanziamenti.
ma realizzare una programmazione indipendente da questi, ben tenendo presente però che sono stanziati dalla Unione Europea 1.500 miliardi di euro su questo capitolo, semplicemente perché l'Europa non è in grado di avere fonti fossili in misura sufficiente, per cui il grande sforzo della Unione Europea è quello di investire 1.500 miliardi di euro sull'efficientamento energetico, sulle energie alternative, eccetera. Allora ci siamo chiesti come amministrazione comunale quale contributo possiamo dare agli operatori che intendono affrontare questo mercato, ben coscienti che appunto il 97% di questo mercato è edilizia privata. Allora, quali sono i problemi? Voi sapete meglio di me come funziona la filiera dell'efficientamento energetico. C'è una società, normalmente una ESCO o un imprenditore, che propone a un condominio di rendere efficiente energeticamente questo edificio e si propone di ripagare questo investimento, propone al condominio di ripagare questo investimento con il risparmio che esso ha sulle bollette energetiche, per cui per un certo periodo il condominio continua a pagare 1000 euro all'anno di luce e scale, però poiché consuma 600 euro, i 400 euro se li piglia la ESCO, fino a quando il condominio non ripaga gli investimenti che la società fa. Dopodiché tutto il risparmio è chiaramente incide sulle casse del condominio e quindi dei singoli condomini. Bene, sembrerebbe molto facile, sembrerebbe una questione abbastanza banale. Ecco, quali sono invece i problemi che abbiamo riscontrato? Abbiamo riscontrato un problema di essenzialmente accesso al credito per le ESCO locali, per gli imprenditori locali che volessero realizzare queste cose, e una diffidenza da parte dei privati, i quali, vedendosi proporre un contratto che sembra così vantaggioso, non si fidano del fatto che sia effettivamente vantaggioso il contratto. Allora, come amministrazione, come ruolo dell'APA, chiudo rapidamente, ma volevo dare questo dato che potrebbe essere utile, potrebbe essere anche un motivo di confronto nel dibattito che affronterete oggi. Abbiamo pensato a due tipi di azioni. Uno è quello dei cosiddetti energy performance contract, cioè contratti delle performance energetiche per i privati standardizzati, in cui il comune fa da garante tra le società e il privato, per cui il comune standardizza il contratto, fa una manifestazione di interesse per le società, per le ESCO che intendono investire sul territorio comunale secondo questi criteri, il comune si fa da garante insieme alle associazioni, possiamo farlo insieme alle associazioni questa garanzia, e per cui diciamo dà ai cittadini la sicurezza che il tutto rientra in un percorso istituzionale, alle ESCO la possibilità di chiaramente incidere su un mercato che altrimenti non avrebbero avuto. E l'altra soluzione, che richiede questa volta un impegno anche da parte della Regione Campania, noi abbiamo già chiesto e lo faremo con maggiore rigore, chiederemo alla Regione di finanziarci sull'asse 4 un fondo rotativo locale per l'efficienza energetica privata. Per cui chiederemo appunto che al Comune di Avellino venga finanziato un fondo rotativo per efficientamento energetico, ai quali i privati potranno accedere per realizzare il loro efficientamento energetico e che dovranno restituire con le forme di finanziamento agevolato, sempre con la formula del retrofitting, cioè della restituzione della parte risparmiata fino a quando appunto non restituisce l'investimento. Ecco. Queste sono due azioni concrete che stiamo pensando di intraprendere e che entreranno a far parte di quello che è un programma più generale che appunto io vi ho presentato oggi come Avellino Impatto Zero. Quindi vi ringrazio e scusatemi se mi sono dilungato più del necessario. Ringraziamo l'assessore
Penna, che ha in qualche modo anche dato degli spunti poi per il dibattito che seguirà su queste tematiche. Io a questo punto chiamerei in causa il presidente di Federcomited Freri, che qui in città da ieri, questo è una due giorni sostanzialmente, sulle tematiche che riguardano l'efficientamento energetico, la sicurezza dell'edilizia. Freri è molto attento soprattutto alle questioni anche del Mezzogiorno, del Sud, è un impegno insomma che porta avanti da tempo, è molto presente sul territorio e la sua attenzione verso il Mezzogiorno la porta anche a livello nazionale. Grazie al Presidente De Angelis per la bravura di aver organizzato questo incontro tra ieri 520 presenze, questa sala era strapiena e questo certamente fa onore all'Ascomed di Avellino, ai commercianti di questo territorio. Io vorrei portarvi un saluto innanzitutto dal nostro Presidente Confederale, il dottor Carlo Sangalli, che di questo convegno più volte, anche nell'incontro di Cernobbio di 15 giorni fa, contiamo molto di quello che succederà ad Avellino. A Cernobbio, dove abbiamo discusso di tanto, avevamo una presenza di 10 ministri, dove il Sud è stato al centro dei nostri lavori di due giorni alla Villa d'Este di Cernobbio. Ancora ieri, quando io ho ricordato questo fatto e questa necessità di far partire il Sud, per me e per noi distributori edili è una necessità che parte il Sud. Io credo che questo sia un impegno di tutti noi, del governo in particolar modo. Ma credo che qualche sensibilità nuove noi le conosciamo, cominciamo a capire una particolare attenzione per il Sud, perché l'Italia non è di due pezzi, è una sola, e quindi noi crediamo molto. E allora Carlo Sangalli, il nostro Presidente Confederale, proprio su questo convegno che noi oggi e ieri abbiamo celebrato in Avellino, pensiamo che sia una partenza. Noi abbiamo qui due anni fa fatto un grande convegno ad Avellino sulla 305, il nuovo regolamento europeo, e vorrei partire da qui. Qui oggi con noi abbiamo i massimi esponenti della filiera e io credo che questo paese abbia bisogno di avere una squadra, e la squadra ce l'ha. Questa squadra doveva mettere attorno a tutto un tavolo, questo tavolo si chiama il tavolo della filiera, e io credo che nella 305, questa nuova legge europea di cui già noi come Federcomited alla Fenice di Venezia, quando io ebbi l'onore di avere la presidenza europea di UFEMA, già allora dicevamo che questa è una bandiera che noi non possiamo non averla nel nostro cuore, nel portarla avanti. Bene, oggi c'è una legge, la 305 è una legge. Noi sul territorio nazionale abbiamo fatto parecchi convegni sulla 305. Quando andiamo in Bruxelles vediamo che altri paesi sono molto attenti ai regolamenti, sono molto rispettosi ai regolamenti. Nel nostro paese questo succede quando si ha la paura della sanzione e allora quel momento lì scatta la molla. Bene, la 305 in questo momento il nostro governo italiano sta lavorando per portare in compimento la 305 anche sul territorio nazionale. Ora, perché diciamo che la 305 per noi è una bandiera? Perché nella 305 abbiamo tutto quello che è la filiera, quindi il professionista, il prescrittore, il produttore, il distributore che è al centro, la responsabilità penale e civile di portare sul mercato un prodotto, deve essere un prodotto a norma,
se non è a norma, e quindi questa norma non è quella marcatura cioè che troviamo sul sacchetto, ma il prodotto in opera, posato. E quindi la responsabilità è tutta del distributore di materiali edili. Quindi per noi certamente è un impegno forte, ma anche una grande opportunità. La grande opportunità di poter dire, di consegnare ai costruttori, al cittadino comune, dei prodotti certificati, certificati in opera. E quindi vuol dire salute, vuol dire risparmio energetico, e dice tanto e tanto e tanto. Quindi noi sulla 305, credetemi, e l'abbiamo detto qua a Bellino 2 anni fa, c'era presente anche il vicepresidente, l'amico Gerardi, quando con la 305 già allora, però vediamo la difficoltà, perché non ci chiedono le DOP? Perché non ci chiedete le DOP? E voi pensate, se un costruttore che lavora per gli enti pubblici non c'ha le DOP ricevuti dal distributore, non riceverà i pagamenti. Ora, con le nuove disposizioni che verranno emanate dal governo italiano, avremo anche le sanzioni pecuniarie, per cui chi non rispetterà non un regolamento ma una legge sarà anche punibile. Quindi quel costruttore che va da quel distributore, compra un prodotto non a regola, quindi non rispettoso della 305, certamente verrà penalizzato. Ecco, io su questa 305 vedo dentro tutto, vedo tutti gli attori della filiera, e mi piace che tutti noi di questa 305 abbinata al BIM, in Italia è un momento che tutti parliamo, tutti i giorni abbiamo convegni sul BIM, il BIM, il BIM. Guardate, ho partecipato alla Camera dei Deputati il 18 di febbraio, quando l'onorevole Luigi Dall'Ai, col ministro Del Rio, abbiamo organizzato questo incontro con 4 paesi europei, l'Inghilterra, la Germania, la Francia e la Spagna, dove in Inghilterra si lavora a BIM, si lavora con BIM. Allora in Italia siamo ancora nella zona verde, però io credo, come il ministro ha sottolineato con forza, entro 18 mesi anche sul territorio nazionale il BIM dovrà diventare, non dico, perché non è obbligatorio, il BIM non è obbligatorio, però è un qualcosa di molto innovativo all'interno delle costruzioni e materiali edili. E qui il vicepresidente di ANCI sicuramente di questa tematica è molto fiero, perché ci porterà a un nuovo modo di concepire il modo di essere costruttori e di impiegare quei prodotti che richiede la 305. Allora c'è questi passaggi, quindi BIM 305, non le vediamo due cose molto, molto vicine, e noi lì dobbiamo lavorare. E per ultimo, e poi chiudo, 2012, siamo qui a Laguna in Sardegna, dove il grande professor Ezio Rullani apre i suoi lavori, 2012, alla presenza di 700 tra direttori generali, presidenti nazionali, presidenti del territorio, apre i lavori e ci dice nella sua relazione: non c'è la crisi. 2012, piena crisi. Bene, ci siamo domandati, ma cosa dice questo professore? Ci ha detto che c'è il cambiamento. Se noi tutti siamo consapevoli di questo cambiamento che è in essere, è in atto, ma anche tra le persone, tra la società, io vedo questo grande cambiamento all'interno degli imprenditori. E allora, se noi osserviamo la nostra Italia, che ha delle potenzialità enormi, noi ci sparliamo sempre addosso, ci lamentiamo sempre che non c'è lavoro, va tutto male. Non è così, non è così. Perché chi ha guardato fuori dal proprio orticello, chi ha guardato l'innovazione, chi ha guardato il cambiamento, va bene. Io sono un imprenditore, posso dire che vado molto bene, vado molto bene, e con me tanti miei colleghi vanno bene. Ma perché vanno bene? Perché si è creata questa cultura imprenditoriale che non è più quella di ieri, è la cultura del cambiamento. E allora io vorrei proprio lasciare questo messaggio a Avellino,
e soprattutto l'entusiasmo che noi troviamo in De Angelis, nel presidente De Angelis, perché al sud ci ha portato un grande evento in Corso Venezia Milano. Perché ha portato questo evento del sud? Perché ha capito che il contributo anche del sud può dare veramente la chiusura a 360 gradi di questo bel paese, dove tutti noi possiamo vivere bene, star sereni e fare delle attività imprenditoriali in un modo nuovo, che è quello di guardare al cambiamento. Solo così riusciremo a dare una risposta, e qui soprattutto ai responsabili delle istituzioni, ai responsabili del governo. Io guardo con simpatia questi giovani nostri ministri, li ho visti a Cernobbio, a vedere questa bella giovinezza che ci rappresenta in questo paese, e allora cerchiamo di parlare bene del nostro paese, perché abbiamo la possibilità di poter essere degli imprenditori in questo paese, non in un altro paese. Grazie. Ringraziamo il presidente Freri anche, insomma, per la sferzata di ottimismo che ha dato alla sala, ma anche a una provincia dove, insomma, si fa fatica a trovare in giro ottimismo. Io professionalmente ho a che fare quasi quotidianamente con gli imprenditori, insomma, trovare un imprenditore che dica che le cose vanno bene, me non è mai capitato, insomma. Quindi ringrazio Freddy, perché è importante anche, insomma, cambiare un attimino anche il modo di guardare le cose. Io a questo punto entrerei nell'argomento, insomma, nel dettaglio, in maniera più precisa sulla questione della riqualificazione energetica e sismica, e chiedo al vicepresidente nazionale ANCE una fotografia, insomma, di quello che è il settore attualmente, anche perché parliamo appunto di un patrimonio edilizio urbanistico che è vetusto per un buon 80%, quindi di qualificazione al di là di tutto ce n'è evidentemente bisogno. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio tutti i presenti e in particolare Federcomate e il mio amico presidente Freddy, che è di un'attività incredibile, lo si trova dovunque, e diciamo, il suo ottimismo riesce a essere da sprone in un momento delicato come quello che stiamo attraversando, e con i dati che abbiamo, che obiettivamente sono assolutamente ancora negativi rispetto all'ottimismo che dovremmo cercare di poter concretizzare negli anni futuri. La valorizzazione del patrimonio immobiliare, quindi il discorso della riqualificazione energetica, è un tema fondamentale, diciamo, l'Europa lo ha diciamo, individuato come nel 2012 come uno degli obiettivi primari, perché diciamo, il consumo di energia assolutamente si deve ridurre. La valutazione degli edifici che ormai sono gran parte energivori assolutamente va affrontata con decisione. Rispetto a questo quadro, ed io, consentitemi, diciamo, gli darei ancora una maggiore importanza se lo abbiniamo a quello che va tanto di moda in questo momento, e cioè il consumo del suolo zero, perché ormai ci sono da noi in Italia ci sono delle mode, si affronta un tema e quello deve essere portato a tutti i costi. Quindi una delle cose che viene portata con grande, diciamo, determinazione è il consumo del suolo zero, che peraltro assolutamente, diciamo, è un obiettivo da perseguire con le dovute cautele, ma è un obiettivo da perseguire, per cui l'abbinamento del consumo del suolo zero, visto che nel passato c'è stato abbastanza, diciamo, ci sono stati dei casi di abusi e di scempi fatti sul nostro territorio che non ci possiamo più consentire, a maggior ragione dà una importanza fondamentale alla riqualificazione dell'abitato. Il MEF, diciamo, a dicembre 2015 ha pubblicato il rapporto. Io vi do un po' di dati, consentitemi, perché questo serve per inquadrare un po' meglio quello che sarà lo sviluppo del ragionamento che andremo a fare dopo. Io, in qualità di responsabile del centro studi dell'ANCE, sono portato ad avere sempre numeri e dati che però sono spesso da supporto per individuare in maniera più concreta i temi che andiamo ad affrontare. Il MEF, vi dicevo, a dicembre 2015 ha pubblicato il rapporto sui beni immobili detenuto dalle amministrazioni
pubbliche al 31 dicembre 2013. Bene, sono pervenuti a questo censimento la gran parte di tutti gli enti più importanti, ministeri, agenzie, regioni, province, enti di previdenza pubblica e il 67% dei comuni italiani. Al termine di questo censimento risulta che i beni delle amministrazioni sono pari a circa 2 milioni, di cui 967 mila sono immobili. Quindi in termini di numerosità il 73% delle unità appartengono alle amministrazioni locali, solo i comuni pesano per il 68% e poi ci sono amministrazioni centrali per il 3%, gli enti di previdenza per il 4,3% e altre amministrazioni tipo ovviamente l'Istituto Case Popolari per il 19%. Stiamo parlando quindi di un patrimonio che rappresenta 300 milioni di metri quadrati di superficie, stiamo parlando di numeri veramente importanti. Per quanto riguarda gli immobili residenziali, risultano 12 milioni e 180 mila edifici adibiti ad uso residenziale per 31 milioni di abitazioni. Di queste, il 53%, pari a circa 16,5 milioni di unità, ha più di 40 anni. Questo è un dato importante. Quindi sono stati costruiti prima del 70. Il 31% è stato edificato nel ventennio successivo, 71-90, il 7,4% nel periodo 91-2000 e tra il 2000 e il 2011 è stato edificato il restante 7,9%. Quindi per quanto riguarda invece gli immobili non residenziali, ammontano a circa 1,5 milioni e il 19% dei quali è utilizzato per scopi produttivi. Adesso veniamo agli altri dati che hanno una loro importanza, cioè per quanto riguarda l'Enea, noi abbiamo i dati dell'Enea che evidenziano che su un totale di 356.000 pratiche avviate per la detrazione fiscale tra il 50 e il 65% che diciamo, le norme hanno consentito, bene, su 356.000 pratiche avviate solo il 68% riguardano la sostituzione degli infissi, il 24% la sostituzione delle caldaie, il 7% l'installazione di pannelli solari e solo il 2% la coibentazione sull'involucro intero dell'edificio. Questo è un dato molto importante, dal mio punto di vista questo è un dato molto importante, cioè io ho la sensazione che rispetto alla norma europea che prevedeva l'impostazione di un risparmio energetico complessivo totale, noi abbiamo dato un'impostazione un po' ridotta, cioè noi ci siamo buttati a fare semplicemente interventi spot, perché ovviamente noi stiamo dicendo che se andiamo a sostituire una caldaia o andiamo a sostituire un infisso non riusciamo a ridurre dal punto di vista sostanziale il consumo del fabbricato nella sua interezza. Quindi questo è un dato su cui io farei una riflessione e invito il tavolo a fare tutti insieme una riflessione in tal senso. Ho la sensazione che si debba cercare di dare un cambio di passo nell'impostazione politica con delle norme che consentono un efficientamento del patrimonio edilizio in maniera un po' più forte. Io dico questo perché i dati parlano da soli, cioè voglio dire, e faccio riferimento anche a quello che ha detto l'assessore prima, l'azione dell'ESCO, che è un'azione diciamo interessante, a mio parere non ha inquadrato il problema. Noi vediamo che l'ESCO agiscono, come ha detto l'assessore, vanno presso i condomini e promuovono la possibilità di, diciamo, a parità di costo della bolletta, di fare degli interventi, ma gli interventi dell'ESCO sono degli interventi abbastanza spiccioli, vanno a cambiare le lampadine, ci vanno a mettere i LED, vanno a mettere la caldaia, e qua, cioè sono interventi piccoli perché devono consentire il ritorno economico dell'investimento mediamente intorno a circa 3 anni. Ora, questo è un ragionamento che per carità va bene, ma è ancora poco, è poco rispetto alla riqualificazione energetica che noi dobbiamo, diciamo, affrontare. In più, oltretutto, noi siamo in un territorio avellino, diciamo, ma gran parte della Campania, ma devo dire gran parte dell'Italia,
noi stiamo parlando di territori che sono, diciamo, purtroppo con una sismicità notevole, quindi il pericolo automatico che ne diviene anche dal punto di vista della sicurezza dei cittadini è forte. Che cosa intendo io nella modifica dell'impostazione del risparmio energetico? Io dico che la normativa europea chiedeva un audit energetico a cui dava un valore importante. Io ritengo che l'audit energetico assolutamente non ci sia, cioè lo studio sull'inquadramento di ogni singolo edificio noi non lo abbiamo, e in particolare questo ragionamento, che è stato uno dei cavalli di battaglia dal punto di vista antisismico dell'Ordine degli Ingegneri, e qui saluto con piacere il presidente Armando Zambrano, uno dei cavalli di battaglia è sempre stato il discorso del fascicolo del fabbricato, cioè che doveva essere un sistema attraverso il quale poter avere la fotografia completa del fabbricato per poterlo inquadrare, perché se noi abbiamo poco, dato il clima che, diciamo, specialmente al sud è poco, diciamo, non ha un impatto molto forte sul singolo proprietario, ma in realtà il discorso di portare gli edifici a una classe energetica A o B, che è molto più sentita al nord, è un discorso che in assoluto ha un valore nazionale, perché noi dobbiamo cercare proprio a livello politico di ridurre i consumi, perché noi siamo troppo dipendenti dai paesi esteri che forniscono petrolio e gas, perché ovviamente abbiamo un consumo enorme e i fabbricati energivori ovviamente contribuiscono in una maniera, diciamo, rilevante rispetto a questo. Allora, sia per la salubrità di ogni singolo cittadino che per una linea politica nazionale che deve portare ad una riduzione della dipendenza da parte del nostro Stato verso i paesi che producono petrolio e gas, ci deve spingere a fare un audit dell'intero, diciamo, patrimonio edilizio nazionale per avere un quadro più definito, per cui io porterei a valle, cioè io dico tu mi devi portare, io Stato dico ti do gli incentivi e li do anche più forti, ma tu mi devi dare il risultato, cioè tu mi devi portare a dire che non mi basta solo il cambio della caldaia, tu mi devi dare una riduzione del consumo complessivo del fabbricato, perché io devo fare in modo che mano a mano dobbiamo arrivare a fare in modo che gli edifici possano diventare sempre meno energivori, visto che non abbiamo la possibilità facilmente di costruire edifici nuovi. Abbiamo detto che abbiamo il problema del consumo del suolo, perché è chiaro che costruendo un edificio nuovo per noi costruttori è più semplice fare edifici in classe energetica A o B, ma dover la riqualificazione invece ci porta ad avere un impegno maggiore. La gran parte delle abitazioni in Italia sono tutte classe G. Vi rendete conto che per arrivare a fare A o B ce ne vuole parecchio, non lo possiamo certo risolvere attraverso il semplice cambio della caldaia o qualche volta dell'infisso. Abbiamo bisogno di intervenire su tutta la parte opaca del fabbricato, quindi abbiamo bisogno di un intervento più, diciamo, strutturale, che consente quindi anche di andare a intervenire per la parte antisismica, che ha una rilevanza fondamentale. E con le nuove, diciamo, prodotti nuovi, sempre più moderni, ci danno la possibilità di intervenire a livello sismico con un impatto sempre minore nell'ambito del fabbricato stesso. E comunque tutte le grandi città, tutte le città nostre italiane, che abbiamo visto hanno un patrimonio vetusto che va conservato, perché oltretutto abbiamo il vincolo della sovrintendenza che impone, diciamo, il recupero degli edifici stessi esistenti, che la gran parte delle volte sono di pregio. Io ritengo che noi dobbiamo fare di tutto per incentivare sia il pubblico che il privato attraverso una normativa un po' più forte, per consentire una riqualificazione energetica del nostro patrimonio, che assolutamente può essere un obiettivo anche di sviluppo economico per la gran parte del nostro settore, in particolare per recuperare una crisi che è profonda ormai, che dura da tanti anni per il settore delle costruzioni, ma che comunque è un bene primario sia per il cittadino che per le amministrazioni stesse. Grazie. La sfida, insomma, è sull'energia, soprattutto sul risparmio energetico, che è una delle priorità per migliorare le nostre abitazioni e anche la nostra sicurezza. Io chiederei a questo punto al dottore Burrelli, insomma, di fare un attimino anche chiarezza su quella che è la situazione dei condomini in Italia. Insomma. Ah, perfetto.
Temporeggiamo un attimo con il dottor Burrelli. A questo punto io chiamerei in causa l'ordine degli ingegneri. C'è insomma un problema di energia, di sicurezza. Quali sono poi concretamente le difficoltà a questo scatto in avanti auspicato dal presidente Girardi? Dottor Zambrano? Zambrano, sì. Era l'ordine provinciale o il Consiglio nazionale? Beh, buongiorno, grazie dell'invito. Tra l'altro fa sempre piacere quando queste iniziative anche a livello territoriale vengono organizzate da più ordini e collegi, come in questo caso, dove vedo con piacere che ci sono gli ingegneri, gli architetti, i geometri, anche i periti, ed è un fatto estremamente positivo. Poi ci sono anche c'è anche la rappresentanza degli amministratori di condominio, anch'essi partecipi di queste iniziative e anch'essi quindi percettori di questi crediti formativi, perché come si sa ormai siamo tutti qui sotto esame, sotto controllo, tutti dobbiamo dimostrare di mantenere le competenze, cose che abbiamo sempre voluto come consigli nazionali, come rete delle professioni tecniche, perché per noi l'attuazione o la realizzazione di obiettivi importanti come la riqualificazione energetica e quella sismica non possono che passare per progettisti professionisti di qualità. In questi mesi abbiamo dibattuto molto sulla centralità della progettazione, uno dei principi che abbiamo portato avanti anche nell'ambito del disegno di legge delega, o meglio della legge delega poi approvata di attuazione della normativa europea sui contratti pubblici. Ed il principio della centralità della progettazione anche un po' a fatica, perché all'inizio questo principio non era stato ben capito. Ricordo che nella prima audizione alla Camera questo tema veniva considerato quasi come residuale, poi è diventato principale un po' anche per effetto di quelle situazioni che hanno poi portato alle dimissioni del Ministro Lupi, perché in quel momento c'è stata un'ondata di opinione pubblica che voleva una razionalizzazione, una trasparenza degli appalti, e questo principio che tanti di noi portavano avanti, le professioni tecniche, ma anche devo dire all'interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, era sicuramente una battaglia sposata anche dal Presidente Sessa, che saluto per la sua presenza qui, una battaglia che poi ha avuto i suoi risultati nell'individuare all'interno della legge delega tanti punti importanti che abbiamo evidenziato, e tra questi il più importante è quello dell'utilizzo dei professionisti esterni nella redazione dei progetti, perché abbiamo sempre ritenuto che i professionisti interni alla pubblica amministrazione possono e debbano svolgere l'attività di controllo, di programmazione e anche di collaudo delle opere pubbliche. Questo per un principio di competenza, ma anche di organizzazione tra soggetti che devono svolgere il proprio compito, sapendo poi di essere uno in un certo senso controllore dell'altro, in un conflitto di interessi da pubblica amministrazione e professionisti che finirà o dovrebbe finire per creare un circolo virtuoso nell'utilizzo dei fondi pubblici. Dico questo perché poi dalla legge delega si è passati a una bozza di codice degli appalti che un po' ha perso questi principi, e ci stiamo battendo proprio in questi giorni perché alcune questioni, come appunto l'obbligo di affidamento, o meglio l'obbligo di redazione da parte della pubblica amministrazione della progettazione anche e soprattutto con professionisti esterni, i limiti all'appalto integrato, che sapete che quell'appalto in cui le imprese svolgono anche l'attività di progettazione, il riferimento obbligatorio a quella tariffa che abbiamo faticosamente ottenuto qualche anno fa, che pone a base di gara degli affidamenti di progettazione, dei servizi di architettura, dei parametri fissi, salvo poi a vedere quello che succede con i ribassi, erano tutte cose che si erano perse nel testo del codice degli appalti. Siamo fiduciosi che vengano recuperate, ma non
nell'interesse ovviamente dei professionisti o solo dei professionisti, ma veramente nell'interesse dello Stato, perché vediamo come è importante su ogni tema oggi essere presenti ma essere anche competenti. Il convegno di oggi tende a evidenziare una questione che è quella della riqualificazione complessiva del patrimonio edilizio, tenendo presente gli aspetti importanti dell'energia e anche dell'aspetto della protezione antisismica, sulle quali ci stiamo impegnando da tanto, e credo, devo dire, dalle analisi che abbiamo fatto con la nostra scuola di formazione, che la gran parte dei convegni che rilasciano crediti formativi agli ingegneri e anche alle altre categorie professionali sono proprio su questi aspetti qui, a evidenziare come per noi è importante affrontare questa questione. Sulla certificazione energetica devo dire che questo paese ha fatto un po' la marcia del gambero, comunque non ha utilizzato appieno tutte le potenzialità che in qualche modo voleva ottenere tramite quella famosa norma sulla certificazione energetica, poi chiamata APE e così via, obbligatoria nel momento in cui si fanno i contratti di compravendita degli immobili. Questo lo dico perché sappiamo quello che è successo. Questi certificati, che devono essere un elemento fondamentale di avvio di un processo di recupero delle edilizie, sono diventati nella grandissima parte carta straccia. Questo è una logica di liberalizzazione, di apertura a tutti della possibilità di redigere queste certificazioni. Ci si è accorti che questo era un errore, si è tornati indietro parzialmente, addirittura in una circolare, mi pare, del Ministero si è detto una cosa che per noi professionisti è di una, iscritti agli albi soprattutto, di una banalità assoluta, che per certificare la qualità di un fabbricato almeno è obbligatorio andarlo a vedere, cosa che per la verità sembrava essersi persa. C'erano dichiarazioni in cui si diceva: io vi assicuro che non ci vado e quindi non vi faccio spendere nemmeno i soldi per il viaggio. E dopodiché abbiamo avuto tante certificazioni che non solo violano le norme ma soprattutto le leggi della fisica, e questo è ancora più grave, quindi credo che in questo dobbiamo sicuramente mettere mani. Allora, premesso che se vogliamo fare la riqualificazione energetica dobbiamo pensare che questo non è un'attività residuale, non è un'attività che possono fare tutti, ma è un'attività che passa per competenze, conoscenze, specializzazioni anche importanti. Non a caso, come Consiglio Nazionale Ingegneri, stiamo pensando di superare questa logica del regolamento di formazione continua con l'attribuzione dei crediti, che sono un meccanismo decisamente di primo livello al fine di individuare o di mantenere le competenze, con il processo della certificazione delle competenze, che è quello che effettivamente andrà a individuare le specializzazioni e le capacità di ogni singolo professionista, non intanto su quello che si è studiato, non tanto sulla provenienza che gli deriva dagli studi che ha fatto, ma soprattutto per la capacità che avrà avuto nell'arco della propria attività lavorativa di individuare un settore di specializzazione e di essere competente in quel settore. Questo è il futuro professionale, credo che sia obbligatorio, e devo dire che una volta tanto il governo su questo non il Parlamento soprattutto lo hanno capito, tanto che nell'ultimo Jobs Act, o meglio nel primo, e speriamo che vada a compimento, il Jobs Act del lavoro autonomo, ha individuato nella certificazione delle competenze un aspetto così importante, tanto udite, da riconoscere una detrazione, un importo di 5.000 euro al fine della possibilità di detrarre dal reddito, diciamo, le spese sostenute per questa attività. Quindi è qualche cosa sulla quale dobbiamo andare per forza, e prima ci organizziamo meglio, e anche perché, come sempre, l'Europa, una bella frase, l'Europa ci chiama a essere più efficienti, e diciamo la certificazione delle competenze è un meccanismo di unificazione a livello europeo, appunto, della conoscenza. Questo quindi è un obiettivo che ci dobbiamo dare, così come altri obiettivi importanti sono quelli anche di ottenere qualche modifica normativa, soprattutto sul campo dell'antisismica. Ho fatto un po' di ritardo, ma il Presidente Fasulo, che saluto, lo sapeva già, perché ero stato invitato, anche se dopo, a un convegno a Caserta, dove c'è un tema anch'esso molto importante, che è l'antincendio
sulle strutture sanitarie. Dico questo perché il tema, che può sembrare poco legato a quello che dibattiamo oggi, invece è molto interessante, molto importante, perché come sapete un anno fa è uscita una norma che finalmente ha dato atto di una realtà, che lo Stato faceva le norme ma poi non le rispettava, per cui pensava e obbligava l'adeguamento delle strutture sanitarie ma poi non c'erano i soldi, non c'era organizzazione, non c'era soprattutto una normativa intelligente che consentisse di mantenere le strutture sanitarie pur con tutte le violazioni normative che conosciamo nel periodo transitorio. Allora la norma che è uscita, e dico questo perché è un esempio che potremmo seguire anche per altre necessità di adeguamento, appunto adeguamento impiantistico, adeguamento dal punto di vista sismico, prevede step successivi nei quali addirittura 9 anni per le strutture sanitarie, che è un tempo che sembra lungo, ma tenendo presente che erano 18 anni che le strutture sanitarie dovevano adeguarsi alle norme antincendio, devo dire insomma che alla fine è quasi un tempo breve. Allora prevede più step e soprattutto meccanismi di cautela e di tutela alternativi, soprattutto di gestione, mentre non si arriva al risultato finale dell'adeguamento complessivo ai fini antincendio. Questo lo dico perché sul problema dell'antisismica, e il Presidente Sessa lo sa, abbiamo sempre sostenuto che il nostro apparato normativo è così complesso che ci crea tantissimi problemi quando dobbiamo intervenire su fabbricati a proprietà diffusa, sui grossi condomini, che forse sono i primi e quelli più importanti sui quali si dovrebbe intervenire per un adeguamento o quantomeno un miglioramento dal punto di vista sismico. Perché? Perché le norme sono complesse, perché bisogna avere tutta la disponibilità dei fondi, perché bisogna presentare un progetto, nel momento in cui si iniziano i lavori bisogna mandare via le persone, poi fare il collaudo, o meglio completare i lavori, fare il collaudo e poi consentire il rientro, tutte cose che al di là dei costi economici, che poi si devono ovviamente ripartire in un tempo molto breve, sono decisamente troppo complesse. Allora l'idea di pensare a un progetto generale che viene presentato, in cui ci sono le regole, le tipologie, che si applica e si attua in un tempo anche molto lungo, consentendo che man mano che si fanno gli interventi di ristrutturazione nelle singole unità immobiliari, che mediamente ogni 10 anni avvengono, ecco, in un arco di tempo anche di 15-20 anni c'è la possibilità effettivamente di procedere con un adeguamento reale. Bisogna, ne abbiamo parlato, volevamo metterlo nelle norme tecniche, ma le norme tecniche forse non sono il veicolo giusto per questo, probabilmente, anzi sicuramente l'ideale sarebbe inserirlo all'interno del 380, il testo unico sull'edilizia, però intervenire sul 380 è così complicato, lo abbiamo chiesto nel decreto legge competitività e non ci siamo riusciti, nello sblocco Italia ci hanno passato solamente il regolamento edilizio unico, che pure è importante ma ha poco a vedere con la sicurezza delle strutture, e quindi ci riproveremo, ecco, però tante volte i meccanismi burocratici sono quelli che effettivamente ci creano tanti problemi, al di là della volontà dei cittadini e anche della disponibilità di fondi. Sulla certificazione energetica devo dire che qualche novità c'è, anche perché non so se da una parte sfortunatamente ma dall'altra parte fortunatamente le regioni hanno una grossa voce in capitolo. Dico sfortunatamente perché sappiamo da tecnici le difficoltà che abbiamo avuto con 20 possibili normative di certificazione energetica, una per regione. Poi fortunatamente il governo ci ha un po' messo mano con un decreto di qualche anno fa e ha razionalizzato qualche cosa, ma ci sono ancora regioni che hanno ritenuto e ritengono di non adeguarsi a quelle che sono le norme nazionali, creando ancora questa situazione a macchia di leopardo. E questo è l'aspetto negativo. L'altro aspetto positivo è che le regioni più efficienti o che vogliono intervenire su questo possono utilizzare fondi europei su questa materia o anche fondi che provengono dallo Stato. La Regione Campania, questa è una notizia che ho avuto qualche settimana fa parlando con il vicepresidente Bonavitacola, sta per licenziare una norma che prevede
un contributo ulteriore rispetto al credito d'imposta del 65% per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione. Ve lo do come notizie sentite in un viaggio in treno di un paio d'ore, quindi qualche imprecisione ve la posso, sarà possibile. E in aggiunta a questo sarebbe un 35% addirittura di contributo diretto della regione. A questo punto si coprirebbe praticamente tutto l'intervento. L'altra notizia positiva è che la regione si è accorta che non ha le competenze tecniche per poter fare un regolamento attuativo di questo, e quindi saranno gli ordini professionali a elaborare un documento. L'altro aspetto ancora più positivo è che c'è un gruppo di lavoro di un ordine regionale che su questo tema ha già un regolamento abbastanza avanzato fatto alcuni anni fa, ma da giornale, per cui penso che su questo potremmo finalmente avere a breve una normativa regionale che consente di sviluppare appunto nel modo migliore questo progetto di adeguamento delle nostre abitazioni. Come sapete sono campano, sono presidente dell'ordine di Salerno, quindi insomma un po' mi occupo, o meglio insomma, mi piace anche occuparmi delle questioni della mia regione, quindi cercherò anche io insieme ai miei colleghi presidenti degli ordini locali, e non parlo solo degli ingegneri ma anche degli altri ordini con i quali, come sapete, abbiamo un rapporto di collaborazione a livello nazionale con la rete delle professioni tecniche. Vedo qui il presidente Savoncelli, che è una parte attivissima della nostra organizzazione nazionale, che in qualche modo poi sta sviluppando sempre di più delle organizzazioni territoriali omologhe. Ecco, questo credo che sia il modo giusto, il sistema giusto, perché le professioni possono dare un contributo partendo dall'unitarietà delle loro proposte, quella che è la crescita del paese a livello nazionale, ma delle singole regioni poi a livello locale. Grazie. Bene, c'è un problema insomma di procedure spesso eccessivamente lunghe e complicate, ma anche di fondi. Insomma, due aspetti che spesso ritroviamo in altri anche settori del nostro paese. No? Un aggravante, se chiaramente ci troviamo a parlare di sicurezza, di qualcosa che dovrebbe avere evidentemente una corsia preferenziale. Cosa succede, Presidente Burrelli, nelle nostre case? Insomma, è così complicato metterci in sicurezza, migliorare quelli che sono gli standard di sicurezza delle nostre case? Grazie dell'invito, dottor De Angelis, e soprattutto grazie perché questo convegno credo che abbia messo sul tavolo tutta una serie di professionisti di ordini professionali che devono interloquire fra di loro. Cioè, è finito il tempo in cui ogni ordine professionale, ogni settore immobiliare o il settore tecnico parlava da solo. Ormai, se non si lavora in rete, non si riesce più a coordinare quelli che sono gli aspetti, quindi oggi mi fa piacere che ci sia anche un rappresentante del Ministero, perché molto probabilmente alcuni dei dati li ha snocciolati il vicepresidente di ANCI, io ne ho degli altri che ve li faccio vedere, ve li proietto così magari li fissate ancora meglio, coincidono alcune altre cose ve le do, perché così magari ci rendiamo conto di quale mercato c'è e di quali cose invece noi non consideriamo, invece quello che noi andiamo a toccare, quindi le cifre che noi andiamo a toccare sono molto importanti. Io parlo di rettiche immobiliari, di manutenzione programmata, perché non si può parlare di altro se non si parla di manutenzione programmata e di rettiche immobiliari nell'efficientamento e nella sicurezza delle nostre case. Partiamo da un concetto molto semplice: noi in Italia abbiamo 1.200.000 condomini circa, cioè abbiamo 1.270.000 presentati. Cioè, praticamente vuol dire che i condomini per cui è stato presentato un 770 sono 1.200.000, ma questo non vuol dire che ci sono tutti, diciamo che ne abbiamo catalogato un bel po', e quindi avere 1.200.000 condomini significa che giustamente dobbiamo sapere quante unità immobiliari ci sono. Il vicepresidente dell'ANCI ha detto che ci sono circa 28 milioni di unità immobiliari, dai 28 ai 30 milioni di unità immobiliari il dato non è certo, effettivamente ci sono quel tipo di unità immobiliari, di cui 14 milioni sono unità immobiliari residenziali. Nelle quantità, in queste quantità
per provincia, per regione, quindi per ogni regione, vedete le quantità dei condomini e percentualmente quanto, come sono state, diciamo così, come sono state catalogate. Assieme a questi dati, non abbiamo tempo, il moderatore mi ha detto che ho pochissimo tempo, quindi non posso entrare nel tempo, ma assieme a questi dati che sono stati proiettati per quanto riguarda le varie regioni, abbiamo anche le percentuali di penetrazione degli amministratori immobiliari pro capite per province e per regioni, quindi siamo in grado di sapere esattamente quanti condomini vengono amministrati pro capite in ogni regione, in ogni provincia e dove sta il patrimonio immobiliare. Se voi guardate, la maggior parte del patrimonio immobiliare, il 33%, sta tra il Lazio e la Lombardia. Attraverso questi dati sappiamo anche come è inserito nel patrimonio immobiliare, quindi con le costruzioni. Quindi per fare questo tipo di discorso, quindi dobbiamo andare a vedere quanto di questo patrimonio immobiliare. Voi sapete che il 75% degli italiani vivono in condominio, quindi vuol dire che circa 45 milioni di italiani vivono in condominio, quindi qualcuno ha già detto il patrimonio pubblico rispetto al patrimonio 100 fa 3%, il 97% è in mano ai privati, di cui il 75% è nei condomini. Quindi andiamo a vedere qual è la massa dei soldi nei condomini e soprattutto qual è la massa delle abitazioni che ci sono all'interno del nostro patrimonio immobiliare italiano, che in qualche maniera dobbiamo dirgli qualche cosa, dobbiamo fare qualche cosa. Perché dobbiamo fare questo? Perché il nostro patrimonio dagli anni, dal 1919 ad oggi, le leggi che si sono succedute nel tempo, quindi dalla 373 del 76 fino ad arrivare alla 2002-91 CEDI, quando abbiamo parlato di energia, il nostro patrimonio immobiliare, se voi guardate questo istogramma, si avvicina moltissimo a quelli che erano i dati che aveva proiettato, che aveva snocciolato il vicepresidente, ma lì ci sono proprio i dati precisi, quindi ci sono i dati uno per uno per anno, quando sono le nostre costruzioni. Se voi andate a vedere le nostre costruzioni, quindi i nostri edifici nel tempo che si sono stati costruiti, dal 1919 fino ad arrivare al 2002, quindi a quando è arrivata, diciamo anche nel 91, quando è nata la prima legge del risparmio energetico, il 10 del 91, anche se poi dovevamo arrivare al 2002, 91 CE, quindi contate gli anni che sono passati, dalla 373 del 76 al 91, dal 2001, dal 91 al 2001, quanti anni sono passati, vi rendete conto che il 75%, quasi l'80% del patrimonio immobiliare è completamente da riqualificare, è completamente in classe G, come giustamente ha detto il vicepresidente, e quindi tutto quel patrimonio che c'è lì, di quello che è stato l'efficientamento e la sicurezza che nel tempo abbiamo messo insieme con le norme che diceva l'ingegnere Zambrano, eccetera, poco si è fatto perché le nostre case non sono sicure, perché il cemento armato dal 19 al 1985, andiamo a considerarlo, quindi la vulnerabilità, la mappa che si è cambiata, che si è diciamo così, modificata nel tempo per quanto riguarda sia gli interventi strutturali, sia quello che sono gli interventi sismici che sono cambiati completamente, le mappe sono cambiate, ci rendiamo conto, se andassimo a prendere, e il tempo purtroppo non c'è, un fabbricato tipo, ci renderemmo conto in che condizioni sta il cemento armato dal 1919 fino al 1985, che è quasi cemento armato da buttare giù e da rifare, perché dopo 50 anni c'è già qualcuno, Milano per esempio ha fatto il primo regolamento dove dice che dopo 50 anni di nuovo certificato statico del cemento armato, perché è in condizioni, se non dico pietoso, ma è in condizioni di novembrità, nessuno rilascerà certificato statico di quei fabbricati. Questa è la mappa di quello che noi andiamo a controllare, quindi quelle percentuali di quelle case riportate a quelle percentuali che vi ho fatto vedere delle regioni, riportate in ogni singola provincia, ci dà l'ordine di grandezza dei fabbricati che noi dobbiamo andare a ritoccare o comunque a riqualificare, quindi a considerare da un punto di vista non qualità della vita, ma prima di sicurezza se sta in piedi quella casa e dopo di riqualificazione energetica, eccetera. Sulla base di questo dobbiamo andare a vedere quanto di questo c'è nell'efficienza energetica. Lo sapete che oltre 600.000 centrali termiche ancora sono da riqualificare. La maggior parte delle centrali termiche che ci sono all'interno del nostro territorio, la maggior parte, quindi oltre il 60%, ancora non hanno il rendimento stabilito per legge, sono tutti sotto il 34%. Quindi questo vuol dire, in proporzione, se andiamo a controllare che noi abbiamo il 74% di indebitamento di idrocarburi, il 75%, 78% di indebitamento dell'energia elettrica, e andiamo a vedere che queste due cifre incidono moltissimo su quello che è il risparmio energetico di una famiglia, 100 metri quadrati per capirci, in zona E, quindi facciamo Torino o comunque in zona E, in zona energetica E,
circa spende dai 150 ai 200 kilocalorie a metri cubi anno, quindi vuol dire dai 1200-1400 euro all'anno. Perché? Perché siamo in classe G. Se questo lo portiamo in classe C o in classe B, non diciamo A, ma in classe B o in classe C, vuol dire spendere 350-400. Controllate quante risorse si liberano se noi portiamo di un terzo, quindi paghiamo un terzo rispetto ai due terzi per famiglia. La cifra che noi paghiamo di più pro capite all'anno è la cifra sul riscaldamento. E se noi la cifra sul riscaldamento e sulla sicurezza la riportiamo a cifre, diciamo così, adeguate, lo Stato e le regioni, quindi il discorso che faceva anche della provincia, lo Stato, se noi andiamo a riqualificare quel patrimonio all'interno dei comuni, vuol dire arricchire di più i nostri cittadini, ma soprattutto vuol dire spendere meno con lo Stato, e vuol dire che i soldi non li paghiamo per adeguarci ai parametri europei, ma li paghiamo davvero per riqualificare il nostro patrimonio. Abbiamo idea, io sto guardando il tempo perché sono preoccupato, abbiamo idea di quanti amministratori ci sono in Italia che ufficialmente noi abbiamo? Allora, ci sono circa 1.200.000 condomini, ANACI ha 8.500 associati, ce ne sono altri 25.000 in mezzo fra altre associazioni o meno, siamo 30.000. E gli altri amministratori dove sono? Se noi dividiamo 1.200.000 diviso 30.000 amministratori, vedete che fa un numero molto elevato, che non ci sono. La maggior parte degli amministratori amministra dai 10 ai 15 condomini. Quindi vogliamo risederci al tavolo e vedere questi condomini da chi sono amministrati con i 770, con la denuncia dei fornitori, e andare a vedere davvero dov'è questo patrimonio immobiliare e chi lo amministra? Vogliamo andare a vedere quanti soldi viaggiano nei condomini pro capite dati Cresme? Quindi li potete andare a costruire questi dati, io li ho costruiti provincia per provincia, dati per dati, quindi noi ce li abbiamo? Facciamo un semplice discorso. Allora, da un punto di vista ordinario, seguite bene, da un punto di vista ordinario e da un punto di vista straordinario, allora sono. Questo magari il Ministero forse ce li ha indirettamente, ma se non ce li ha così se li porta a casa. Allora, 90 miliardi di euro sulle manutenzioni straordinarie, 40 miliardi di euro sulle manutenzioni ordinarie, quindi 135 miliardi di euro all'anno solo sulle gestioni immobiliari per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Quanti sono? 8 punti di PIL. Io non credo che ci sia nessun settore che muova dai 140 ai 150 miliardi all'anno, tutti gli anni, ricorrente, su quello che sta succedendo. Questi sono i dati del 2013, quelli del 2014 ancora non sono pronti, ma siamo nello stesso ordine di grandezza. Quindi teniamo conto che dal 2008 ad oggi abbiamo diminuito del 5% quello che erano le costruzioni, abbiamo incrementato dell'1,5%, questi dati l'ANCI ce l'ha, quindi li potrà confermare, dell'1,5% quello che sono i recuperi e i restauri. Quindi se noi andiamo a prendere il territorio, andiamo a riqualificare, a restaurare, portando avanti il discorso dell'efficientamento energetico e della sicurezza, ed andiamo a diminuire meno territorio, perché non andiamo a costruire ma andiamo a recuperare quello che è il fabbricato, noi recuperiamo circa 10 punti di PIL, che non sono nocciolini. Cosa bisogna fare per fare questo cosa? Per fare questo bisogna costruire dei progetti, e per costruire dei progetti bisogna ritornare a collegarsi col Paese. Allora, se noi andiamo a ricollegarci col Paese, bisogna fare una serie di ragionamenti di come bisogna gestire la nostra programmazione all'interno dei fabbricati. Noi siamo convinti che i nostri fabbricati valgono poco perché i nostri fabbricati non sono programmati, perché i nostri fabbricati, se noi andiamo a assicurarli, oggi li assicuriamo 1% per milione. Se noi invece i nostri fabbricati, perché? Perché il sinistro che capita all'interno del nostro fabbricato è un sinistro random. Perché è un sinistro random? Perché io non so se capita che si rompe il tubo dell'acqua, il tubo della luce o qualunque cosa, ma se io faccio una programmazione come per le nostre auto, che costano molto meno del nostro patrimonio immobiliare, e inizio a dire che il tetto ha una manutenzione programmata semestrale, che il cancello automatico ha la programmazione eccetera, sulla curva di Gauss i sinistri scendono in una fascia che si aggira intorno al 60%. Vuol dire che io produco ancora lì, libero ancora lì delle energie, e queste energie dove le libero? Le libero che invece di pagare 1% per milione pago 0,6% per milione, considerando una sicurezza maggiore del fabbricato e quindi un'acquistabilità di quel fabbricato molto di più, quindi gli do un rating a quel fabbricato. Io acquisto un fabbricato che è cablato, acquisto un fabbricato che ha certe caratteristiche, che ha una certa manutenzione fissa.
quindi controllata, la mia macchina è assicurata con la Toyota o con la Mercedes a 35 euro al mese per fare tutti quei chilometri, quindi è tutto compreso tranne le gomme, quindi a quel punto io mi rendo conto che la mia casa potrebbe essere programmata. Noi abbiamo fatto uno studio, c'è un'app che controlla questo studio attraverso ogni singolo condominio mettendo i dati, quindi noi possiamo programmare. Un professionista che non è un esperto non sa se il suo cancello automatico domani mattina si apre e può uscire o può entrare, se invece ha una manutenzione programmata 24 ore su 24 ore c'è il tizio, tocca il tastino e io esco tranquillamente dal mio cancello o controllo con la mia domotica quello che è la mia antenna centralizzata o meno. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna programmare. Io vi sto proiettando dei dati perché visto che la maggior parte qua sono, così vedete anche le imprese che stanno chiudendo e cosa sta succedendo perché non sono riqualificati per quelli che sono gli ambienti. Quindi adesso se ho ancora 5 minuti, ma, ok, se lei mi interrompe. Ma lei mi interrompe perché se no tanto qua. Allora, perché lì vi rendete conto che cosa succede alle imprese, perché se le imprese non si innovano, se le imprese non vanno verso certe direzioni, e queste direzioni adesso vediamo quali sono. Quindi velocemente vi faccio vedere quali sono, quindi qua ci sono quante quantità, abbiamo anche considerato quante quantità di tonnellate di steppe, quindi di equivalenti di petrolio vengono in qualche maniera risparmiate se si fa un certo tipo di ragionamento all'interno dei condomini. Come è possibile progettare un risparmio del 20-20-20 se noi non efficientiamo i condomini? Perché la maggior parte di quello che sono i risparmi all'interno dei condomini, quindi la CO2 delle centrali termiche o meno, è all'interno dei condomini. Se il 75% degli italiani vive in condominio e noi non efficientiamo i condomini, il 3% del pubblico, il paese, è un paese morto, perché non è collegato a quello che è la parte patrimoniale del pubblico, che è il 97%. Quindi per far questo bisogna iniziare con un nuovo mercato, e per iniziare un nuovo mercato bisogna arrivare a quei settori, e per quei settori sono tutte queste qua, quindi sono le energie, l'efficientamento, i nuovi materiali, le nuove tecniche, l'attenzione alla sicurezza e alla manutenzione programmata, il BIM, l'intelligenza distribuita, l'accesso al credito residenziale, non accesso al credito, perché qua abbiamo parlato tutti dell'accesso al credito. L'accesso al credito residenziale è un'altra cosa, l'accesso al credito deve arrivare all'utente, non deve arrivare alle ESCO dirette come tali, perché è vero che le ESCO devono fare il loro business, ma il credito deve arrivare all'utente finale, deve arrivare al cittadino finale, e quindi la manutenzione programmata, perché in quel modo riusciamo a dare un'indicazione. Per far quello chiaramente bisogna fare i seguenti settori, quindi bisogna toccare tutti questi settori, il patrimonio, le normative, i protocolli di qualità, il sistema di costruire, con chi? Con tutti questi soggetti che ci sono oggi al tavolo, perché facendo il ruolo degli amministratori del patrimonio pubblico e privato, non solo quello del pubblico, perché altrimenti ritorniamo indietro. Il ruolo delle reti delle imprese, che è quello di cui stiamo parlando oggi, con le reti delle imprese si può fare effettivamente quel tipo di discorso. Le smart city, noi non ci rendiamo conto che quattro fabbricati insieme con una pompa di calore consumano il 40% in meno di quello che oggi noi abbiamo, che stiamo consumando con quattro caldaie, e non ce ne continuiamo a rendere conto, continuiamo a spendere dei soldi in una determinata direzione. Perché? Perché non c'è la comunicazione giusta, perché non ci sono i dati giusti per poter portare avanti questo. I comuni devono avere la possibilità di identificare con QR code tutto quello che è in un piccolo chip con una targa particolare, che si chiama una targa, potrebbe essere targa energetica, ma una targa, quel ricordo, poi la chiameremo come, perché? Perché in questo modo diamo un rating a quel fabbricato. Io quel fabbricato ci passo davanti, la leggo e dico: questa casa c'ha il cablaggio, c'ha l'efficientamento energetico, è in classe B, eccetera, quindi io andrò a cercare di prendere quelle case, soprattutto andrò a cercare di portare avanti quelle case, perché in quelle case il patrimonio immobiliare è più ricco, perché se io ho case ristrutturate o case che hanno meno bisogno di manutenzione, è chiaro che quelle case sono più appetibili del mercato, quindi il territorio è più ricco, il patrimonio immobiliare più alto d'Europa, lo sapete che c'è dall'Italia, quindi l'Italia lo deve gestire su questo. Ma su questo bisogna anche coinvolgere i comuni per l'installazione dei ponteggi, per il restauro conservativo, per il recupero edilizio, per tutte le manutenzioni che noi abbiamo. Noi ci sono certe zone dei territori delle nostre bellissime città che non si può passare perché sono tutti pezzi pericolanti. Quanto costa alla comunità quello? Se noi quelli le riqualifichiamo in qualche maniera e coinvolgiamo il pubblico, dobbiamo coinvolgere il pubblico, il paese, si parla di pubblico e privato, il privato è che lì che dorme, che aspetta cosa può succedere, ma è tutto fermo, stiamo girando sempre attorno perché non abbiamo il coraggio di sederci al tavolo a vedere questi dati. Ma questi dati si possono vedere
andando a vedere quali sono i punti esatti, perché queste relazioni fino in fondo arriviamo fino al punto di andare in assemblea con un protocollo condiviso con l'ordine degli ingegneri, con i geometri, con gli architetti, dove non c'è l'amministratore che fa il gioco delle tre carte o l'impresa che mi presenta tre prezzi e poi è il migliore, ma c'è un protocollo certificato dove andiamo a verificare esattamente quali siano i parametri che a noi ci interessano, ma con che cosa. Il nostro amico ha parlato prima che ci deve essere una garanzia dei comuni. No, una fideiussione a riscossione diretta al condominio che garantisca quella prestazione energetica che tu mi dici. Noi l'abbiamo già fatta, a Torino abbiamo fatto già due o tre casi, tu mi dici che io risparmio il 25% all'anno, benissimo, ogni anno vediamo, mi ha risparmiato il 23%, il 2% me lo dà la fideiussione. Prossimo anno ho risparmiato il 26%, siamo a posto. Prossimo anno ho risparmiato il 18%, il 7% me lo paga la fideiussione. Così andiamo a garantire i professionisti che lavorano all'interno, quindi basta che uno mi dica che va bene, poi chiude e l'anno dopo io risparmio solo il 10% e i condomini si hanno ripreso. Guardate che le case che andremo a comprare nel futuro saranno solo di questo tipo qua, basso consumo, case passive e case energia zero, le altre case non verranno comprate da nessuno. Quindi dobbiamo lavorare in questa direzione perché noi abbiamo le capacità e dobbiamo fare questo tipo di ragionamento. Attenzione che le opere pubbliche funzioneranno quando il mercato immobiliare privato tirerà, solo allora le opere pubbliche funzioneranno, perché se, no, se noi non mettiamo nel circuito i quattrini che noi possiamo mettere, quei 140 miliardi di euro, ma che sono piccole aziende che da qualche parte prendono questi soldi o portano avanti questi soldi, ma non li concentriamo rispetto al nostro patrimonio, il boom non ci sarà. Quindi questo tipo di ragionamento che noi dobbiamo portare avanti, dobbiamo portarlo avanti con tutte quelle imprese, ESCO, enti universitari eccetera, di cui noi stiamo portando avanti il discorso. Chiaramente il PAIS, le città, sapete come sono coinvolte, sapete quanti sono i comuni che lo stanno facendo, cosa sono le indicazioni del Consiglio Comunale, come si parte avanti. Vi faccio vedere solo due slide, i piani d'azione, sapete cosa sono, non ve le dico, ma però i piani di azione non si fanno solo per le parti pubbliche, le amministrazioni comunali e le amministrazioni regionali devono capire che devono coinvolgere le parti private, altrimenti i PAIS non funzionano, funzionano solo per quelle parti relative al pubblico, ma devono essere coinvolti i capitali privati che sono la maggior parte. Cosa devono fare le città, eccetera. La domanda, e vedete un attimino che cosa nel dettaglio, arriviamo ai condomini. Quando arriviamo ai condomini facciamo un tipo di discorso. Cosa devono fare gli amministratori di condomini? Le cose che devono fare sono queste, ma noi dobbiamo andare a vedere gli indici di convenienza, ci dobbiamo mettere la domanda cosa facciamo, come possiamo andare a portare avanti questo discorso, ma soprattutto come possiamo portare avanti, come risparmiare l'energia, che tipo di interventi eseguire, quali sono i costi da sostenere, come pagarli e quali sono gli interventi sostenibili. A questo si può rispondere con questo tipo di indicazioni. Teniamo conto che eseguire la diagnosi energetica, considerare gli interventi di riqualificazione, l'indice di convenienza. L'indice di convenienza non lo guarda nessuno, mi dispiace per moltissimi professionisti che ci sono qua, la maggior parte degli interventi li facciamo, ma non facciamo l'indice di convenienza. L'indice di convenienza è quell'indice che mi consente che l'intervento più la somma di quello che era il potere d'acquisto che io avevo di quella casa, più il valore commerciale che c'è in quella zona, mi consente di dire se io devo spendere 500 euro per efficientare quel fabbricato più quello che era il suo valore e se lo vendo ancora a un prezzo commerciale oppure no, perché forse conviene demolirlo quel fabbricato e rifarlo con un'altra classe in un altro modo. Ma questo ci dobbiamo interrogare, perché credo che le capacità, le competenze, le professionalità che abbiamo in Italia non siamo indietro a nessuno, però sediamoci e davvero lavoriamo tutti nella stessa direzione per difendere una sola persona, il cittadino finale. Grazie. Presidente, io sui tempi sì, purtroppo dobbiamo cercare di essere stringati, io mi dispiace se l'ho costretto un po' a una corsa d'ostacoli. Poi c'è qualche piccola parentesi. La prima è una notizia che vi do, insomma, della designazione di Boccia come presidente di Confindustria, quindi sarà lui il prossimo presidente di Confindustria. Lascerei un attimo la parola al preside Caterini, veramente 3 minuti, perché credo sia una replica all'intervento precedente di Gambacorta e il dirigente, il preside dell'Istituto Agrario. Allora, buongiorno a tutti, saluto, ringrazio per l'invito, saluto i rappresentanti degli ordini professionali. Io innanzitutto sarà un intervento brevissimo di 3 minuti, più che una replica, innanzitutto mi trovo qui nella doppia veste sia di ingegnere civile che ha fatto il docente di topografia per 20 anni
oltre ad essere adesso il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico per Geometri di Avellino. Noi all'Istituto Tecnico per Geometri di Avellino in effetti ci teniamo molto che le nuove generazioni vengano formate proprio secondo questi canoni proprio della riqualificazione energetica. Oggi abbiamo qui in sala i nostri alunni, i docenti, che si impegnano tutte le mattine proprio per cercare di dare le giuste informazioni per quanto riguarda tutte le innovazioni tecnologiche nel campo edile. E anche con l'ultimo ritrovato della legge 107 dell'alternanza scuola-lavoro, noi diamo ai nostri studenti anche l'opportunità di andare a visitare direttamente i cantieri ed avere direttamente l'opportunità di vedere queste aziende dove si fa la riqualificazione energetica. Sono anche il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario De Santis di Avellino, perché da quando c'è stata una riforma scolastica sul dimensionamento, allora le scuole sono state accorpate per avere un numero minimo di 600 alunni, quindi dirigo entrambi gli istituti. In particolare, mentre il geometra è un istituto che mi sta molto vicino per la mia formazione professionale, l'agrario lo è lo stesso perché lì ho insegnato anche per 13 anni. Oggi questa scuola, che rappresenta un valore storico per la città di Avellino, è una delle poche scuole d'Italia dove si fa alternanza scuola-lavoro da oltre 100 anni, perché c'è un'azienda dove si è fondata nel 1879 dall'allora ministro Francesco De Santis, ha avuto un'azienda, e ce l'ha ancora, di 24 ettari, dove è stato presentato un progetto il 31 dicembre per estromettere la scuola da tutte le attività che ha fatto da oltre 100 anni e per farle fare ad altre istituzioni, e in questo caso una sede staccata della Federico II, che oggi ha circa 30-40 alunni, a differenza degli oltre 600 alunni presenti nelle istituzioni scolastiche che io rappresento. Alternanza scuola-lavoro, di cui oggi se ne parla a livello nazionale, il governo parla di questa innovazione di alternanza scuola-lavoro per immettere i ragazzi direttamente nel mondo del lavoro, e noi come scuola, io dico noi perché rappresento questa istituzione importante, l'abbiamo sempre fatta, e con un progetto dove si considera un'area di intervento di 18 ettari e 65,65, cioè praticamente tutta la collina Torrette di Mercogliano, dove insiste tutta la proprietà dell'istituto agrario, nel futuro non sarà più di pertinenza dell'istituto agrario, non si potrà fare più alternanza scuola-lavoro, non si potrà più dare la possibilità agli studenti di fare quelle attività che hanno sempre fatto storicamente, che rappresentano lo sviluppo economico rurale di questa provincia. Un progetto che prevede l'interclusione per l'accesso ai mezzi agricoli agli studenti dal Viale Italia, nonché dall'altro accesso in via della Contrada Serroni, evitando che si potessero svolgere tutte queste attività. Bene, mi è stato riferito che la scuola ha fatto un ricorso al TAR per tutto questo. Sì, è stato fatto un ricorso al TAR. Questo è il motivo per cui è stato fatto il ricorso al TAR. Lo dico a questa platea. Lo dico alla città di Avellino, che conosce bene la storia del De Santis, conosce bene cosa ha rappresentato e perché il ministro De Santis volle quella scuola in quel modo, proprio per il futuro. E oggi nell'agroalimentare c'è un grandissimo futuro, sia per quanto riguarda gli addetti diretti al lavoro e sia per quanto riguarda anche quelle persone che svolgono attività di tipo architettonico o ingegneristico o di geometri, perché è tutto collegato. Il settore primario agricolo crea l'indotto per lo sviluppo edilizio, e oggi ci troviamo in questo momento storico. All'Expo a Milano l'abbiamo detto, e questa cosa qua viene rappresentata fortemente a livello governativo, sia dal Ministero dell'Agricoltura in collegamento con il Ministero dei Trasporti. La motivazione è questa: lo sviluppo è nell'agricoltura, l'Istituto Tecnico Agrario rappresenta la storia e rappresenta il futuro dello sviluppo. Non può essere assolutamente estromesso da qualcosa che si cerca di formare e che forse potrebbe avere il futuro. Ci tenevo a fare questa precisazione. Scusatemi se il tono è stato un po' duro, però credo che era doveroso dire questo. Grazie.
Grazie Presidente Calderini, torniamo a questo punto sui temi al centro del convegno. Io inviterei ad intervenire il Presidente Saponcelli, l'Ordine dei Geometri, grazie. Sì, grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Sono qui con piacere questa mattina per tutta una serie di ordini motivi. Il primo perché sono nella città del segretario del Consiglio Nazionale che è qui con me questa mattina e anche perché riesco a portare un saluto affettuoso ai rappresentanti della mia categoria, al Presidente Gennaro Prevete, a Tonino Santosotto, che sono uno l'entità istituzionale insomma, del Collegio come Presidente, l'altro un po' rappresentante del territorio come è stato definito poco fa anche dal Presidente della Provincia. L'invito è stato raccolto molto positivamente dai cosiddetti distributori dei materiali perché siamo in un momento storico molto particolare. Nel tema dei materiali, ricerca, innovazione e tecnologia sono elementi che possono fare, che possono dare la marcia in più rispetto a quelle che erano le tradizionali metodologie con le quali ci confrontavamo. Ricordo a beneficio di tutti che si è invertito nel recente passato quel rapporto che era stato invece nel passato, quindi problematiche nel recuperare materiale, problematiche nella ricerca di materiale. Oggi per fortuna abbiamo materiali all'avanguardia, sempre assoggettati a una ricerca spedita, quindi tecnologie che possono consentire anche percorsi un tempo molto più difficili. Provo a fare un ragionamento diverso rispetto a quelli che mi hanno preceduto per dare anche alla platea la possibilità di ragionare su temi diversi. Gli aspetti sui quali dobbiamo concentrarci nel futuro sono in primis la sicurezza, e qui si parlerà di adeguamento sismico con relatori autorevolissimi, come diceva poc'anzi Armando Zambrano. Si parla di salubrità, ho sentito parlare di salubrità degli ambienti confinati. Noi siamo tra le categorie che stanno sperimentando in modo proprio puntuale queste notizie, perché negli ambienti confinati ci sono tutte quelle tematiche, quelle problematiche che riguardano la salute del cittadino, quindi le muffe, la formaldeide, tutti elementi che devono concorrere a elevare la qualità della vita del cittadino. E poi c'è questo tema della forte prestazione energetica che va ricercata assolutamente per raggiungere valori anche qui di minor dispersione in ambiente e tutto il resto. Si tratta quindi di un ragionamento generale che passa da un tema molto, molto, molto attuale, molto moderno, che è quello della riqualificazione del territorio. Riqualificazione che spesso non riguarda il singolo fabbricato, non riguarda il singolo isolato, neppure il singolo quartiere. C'è bisogno spesso di rigenerare, riqualificare, rimettere in ordine porzioni di territorio, magari edificate nel dopoguerra in modo anche disordinato, in modo anche urbanisticamente poco preciso, e per cui c'è bisogno anche spesso di andare a riconfigurare quelle che sono le funzioni pubbliche. Qualcuno prima lo ha accennato. Ci sono strumenti oggi che stanno vedendo le porte, cito sicuramente il BIM, che è una materia sulla quale potremmo contare per migliorare anche la qualità del costruito. Qualcuno prima ha parlato di fascicolo del fabbricato, voi sapete che il fascicolo del fabbricato è stato in qualche modo anche contrastato dal mondo della proprietà in passato. Noi stiamo cercando di fare un passo in più, stiamo andando verso quella che si chiamerà anagrafe immobiliare integrata, e quindi non una pedissequa raccolta di documenti che tutti abbiamo già, perché permesso di costruire, con lo Stato, con l'agibilità, più o meno l'abbiamo tutto, ma dovrà diventare uno strumento proprio per gestire in modo migliore anche l'immobile, e dovrà essere anche custodito da un soggetto terzo istituzionale che possa dare la possibilità al professionista che deve approcciare per esempio una verifica sismica di un fabbricato di avere la possibilità di entrare in un sistema informatico e avere tutte quelle informazioni che oggi spesso è difficile raccogliere, perché oggi bisogna fare il giro delle sette chiese, delle sette amministrazioni, spesso non si trova l'archivio aperto, spesso non si trova la pratica disponibile. In quell'anagrafe immobiliare integrato ci sarà la possibilità di accedere in modo diretto, in modo trasparente ed in modo immediato. Ci sono una quantità di immobili, qui si è parlato di condomini, di unità immobiliare, di residenziale, catastralmente si parla di 60 milioni di unità immobiliari.
di cui la metà residenziali, ma anche il non residenziale è patrimonio edilizio immobiliare che va trattato, sul quale bisogna fare investimenti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, meno dal punto di vista delle prestazioni energetiche, però sicuramente va trattato anche questo. Qualcuno ha parlato del fondo rotativo, mi parla l'assessore, o anzi l'assessore del comune. Noi come categoria abbiamo messo a disposizione anche delle amministrazioni un fondo rotativo per cui l'amministrazione può affidare l'incarico al professionista con l'intervento della nostra cassa, che paga la parcella per poi recuperarla quando magari la progettazione viene finanziata. Qualcuno ha parlato di fondi europei. Noi come paese siamo uno dei paesi che peggio ha utilizzato i fondi europei, peggio l'ho utilizzato, ma spesso li ho utilizzati male perché non ha avuto neppure la capacità di rendicontare quelli erogati. Quindi c'è da fare uno sforzo importante, ovviamente questo è un ragionamento che va esteso su larga scala, non può essere riferito al singolo cittadino o al singolo condominio, però mettendo a sistema, come diceva poc'anzi qualcuno, l'amico presidente dell'ANACI, bisogna fare sistema, quindi il pubblico deve capire che se non c'è un intervento diretto anche della proprietà privata, spesso molti interventi di area vasta non possono partire. Ci sono poi criticità. Ci sono criticità evidenti, perché se non si mette mano a tutta un'altra serie di norme, di regolamenti, cerco di portare argomenti diversi da quelli trattati fino ad oggi, sarà difficile per esempio mettere mano in un condominio di 40 unità immobiliari tutte abitate. C'è bisogno, come diceva Armando Zambrano, di liberare questi immobili. Allora forse, e spesso, come diceva prima l'amico amministratore di condominio, c'è bisogno di intervenire con quella modalità di sostituzione edilizia, che non è ancora prevista nella nostra normativa urbanistica. 380 non prevede ancora questo tipo di attività, perché spesso l'immobile, a conti fatti, non ha quella cosa che si chiama sostenibilità economica, e quindi non conviene intervenire, ma conviene forse sostituire completamente il tipo di costruzione. Quindi sono tutti ragionamenti che vanno anche all'insegna e sono in conformità al principio del consumo del territorio zero, perché guardate, è un principio iperabusato oggi, no? È un po' uno slogan di moda, no? Consumo del territorio. Ma consumo del territorio riguarda anche tutte quelle situazioni di antropizzazione che non sono evidenziate da una costruzione. Un piazzale è già antropizzato, una strada, un'arteria ferroviaria, sono tutte antropizzazioni. Quindi bisogna ragionare in vasta scala, e spesso il risultato non consumo del territorio abbinato a una riqualificazione energetica e un adeguamento sismico viene realizzato con un intervento di riqualificazione di un territorio già precedentemente antropizzato. Questi sono un po' gli elementi sui quali ragionare. Ma allora io vengo al nocciolo della questione. Tutto ciò che è stato detto questa mattina è sicuramente corretto, i riferimenti che vi ho fatto poc'anzi sicuramente sono attinenti. Abbiamo fatto un passaggio importante in questi ultimi due anni, lo accennava l'amico Zambrano poc'anzi, stiamo cercando di uniformare tutte quelle procedure che sono state il nemico principale per coloro i quali hanno voluto imbattersi col mondo immobiliare. Nel nostro paese 8.100 comuni hanno 8.100 regolamenti edilizi, 8.100 modi diversi di misurare l'altezza di un fabbricato, il rapporto all'illuminante, la distanza dei confini, l'altezza in grona, quindi c'era bisogno di intervenire. Allora, come rete delle professioni tecniche, coordinate abilmente da Armando Zambrano, devo dire, con il quale abbiamo un ottimo rapporto di sinergia, siamo riusciti a fare alcuni percorsi e per esempio dall'anno scorso abbiamo la modulistica unica standardizzata su tutto il territorio nazionale, perciò tutte le pratiche amministrative dalla CILA, alla CILA, alla SCIA, alla DIA, alla SuperDIA e il permesso di costruire oggi sono uniformate. Le regioni hanno il termine ora per adeguarsi, chi non l'ha ancora fatto, a questa metodologia, dopodiché se non lo fa vanno in vigore quelle che sono le procedure uniformate. Ci abbiamo lavorato come rete, abbiamo lavorato con la conferenza delle regioni, abbiamo ottenuto un risultato per cui oggi, e questa cosa si completerà con il regolamento edilizio unico che ha definito 42 definizioni recentemente, per cui la superficie si misurerà nel solito modo in tutte le regioni italiane, gli standard urbanistici saranno calcolati nel solito modo in tutte le regioni italiane, finalmente oggi approcciamo quella possibilità di sconfiggere il nemico principale che è la burocrazia, perché guardate, c'è sempre qualcuno che va al TAR, c'è sempre il vicino di casa che va al TAR, c'è sempre l'azienda che è arrivata seconda in una gara d'appalto che va al TAR, quindi chiarezza nella normativa, impossibilità di interpretare la normativa,
sicuramente sono uno strumento che agevoleranno la ripresa degli investimenti, e su questo devo dire abbiamo fatto molto, ci stiamo lavorando, non è ancora finita, bisogna andare avanti. Ma per far sì che queste cose di cui parliamo questa mattina si possano concretizzare, c'è bisogno di una cosa, si chiama sostenibilità economica, perché se non c'è questo elemento, tutti gli enunciati che abbiamo svolto questa mattina e anche in questi ultimi anni non troveranno concretizzazione. Cosa vuol dire? Ci vogliono degli strumenti che vadano oltre. Ora, lo sgravio fiscale del 50% per la ristrutturazione, 65% per la riqualificazione energetica e l'adeguamento sismico sono sicuramente uno strumento efficace. Guardate che abbiamo rischiato di perderlo, perché a settembre-ottobre, quando abbiamo fatto l'incontro con la rete, con il Ministero delle Finanze, ci avevano detto torniamo al regime ordinario, quindi al 36%. Siamo riusciti insomma in qualche modo a convincere coloro i quali devono decidere a confermare perlomeno per un anno. Noi avevamo chiesto una norma strutturale, che però al momento il MEF non ce l'ha consentita. C'è stata una proroga di un anno e siamo riusciti ad ottenere un principio importante che, quando l'ho citato a uno dei sottosegretari del MEF, per capirlo ci è voluto un po', insomma, no? Il famoso credito d'imposta. L'elemento per cui se un condomino che è in un condominio e vuole realizzare un intervento di qualificazione energetica e non ha l'interesse economico, perché non ha reddito, perché è un disoccupato, perché è un monoreddito, perché è un pensionato alla minima e non ha nessun interesse, può cedere questo credito d'imposta all'azienda che realizza l'intervento. Quindi questo è un piccolo passaggio che abbiamo ottenuto, ma molto importante. È passato il concetto per cui sugli impianti fotovoltaici attinenti agli immobili vengono sgravati dalla renta catastale, il cosiddetto provvedimento sugli imbullonati. C'è bisogno di far di più, vanno estese queste agevolazioni non solo ai privati ma anche alle aziende, va esteso queste agevolazioni anche al non residenziale, se vogliamo che partano questi elementi. Ma io penso che le cose siano mature su questo tema, ci stiamo arrivando, ci stiamo lavorando tantissimo come rete delle professioni, per cui io penso che anche in quest'anno si possa concretizzare questo elemento. E poi c'è una grossa considerazione: bisogna lavorare anche sulla mentalità, perché oggi non è così vero che un immobile in classe A vale molto di più di un immobile in classe G sul mercato. Bisogna lavorare sulla consapevolezza, bisogna lavorare sulla mentalità del cittadino. E in ultimo butto là un elemento importante, a mio avviso, molto importante, che potrebbe dare la svolta. In un mondo attuale per cui le banche non riscontrano più la fiducia dopo quello che è successo, gli investimenti azionari e obbligazionari rappresentano anche motivi di preoccupazione, forse è arrivato il momento dell'inversione, di tornare all'immobiliare. Di tornare all'investimento immobiliare, che un tempo era l'investimento sicuro. Abbiamo subito la crisi che è partita dall'America, ha travolto l'Europa e l'Italia, sappiamo tutti perché è successa questa cosa, questi finanziamenti ridondanti, non attinenti alle garanzie prestate. Quindi è il momento della ripartenza dell'investimento immobiliare. C'è bisogno di qualcosa di più anche qui, quindi sgravi fiscali sicuramente, estensione a tutto ciò che vi ho detto prima. C'è bisogno di un'altra cosa, c'è bisogno di alleggerire il peso fiscale sull'investimento immobiliare. Allora, la cedolare secca e i contratti in deroga sicuramente hanno contribuito a questa cosa. C'è bisogno di far tornare il cittadino che vuole investire ad investire magari sull'affitto, sul mercato dell'affitto. Questo è un paese che ha bisogno di case, non c'è più un piano di edilizia residenziale pubblica da troppi anni. Allora c'è bisogno di utilizzare tutto quell'invenduto, e il rappresentante di ANCI sa bene di cosa sto parlando, che ora vi hanno esentato da Alice, è andata bene così, insomma, però c'è da fare veramente di più. Quindi c'è bisogno di recuperare tutto l'invenduto e di mettere a disposizione, c'è da recuperare tutto il vuoto. Ora, io non conosco nel dettaglio la realtà di Avellino e della provincia, ma nelle mie zone ci sono decine di migliaia di immobili vuoti. Vuoti, perché? Perché il cittadino proprietario non si avventura in una riqualificazione, in una ristrutturazione, quando non ha la sicurezza che l'investimento che sta andando a fare può dare profitto in termini di reddito e di garanzie. Questo è il momento importante per spingere, e sono sicuro che anche in questi termini è matura la situazione. Ora, qui non c'è Confedilizia o il mondo della proprietà, però sicuramente con un confronto che stiamo facendo con loro è matura anche questa situazione. L'inversione di tendenza degli investimenti immobiliari potrebbe dare quella spinta alla riqualificazione energetica e anche all'adeguamento sismico che è necessario, perché la qualità del costruito nel nostro paese è veramente scarsa.
non dico, voglio dire squallida, ma veramente scarsa, soprattutto in un periodo storico che è stato accennato prima, quindi immediato dopoguerra, sia dagli anni 80, 85, 90, la qualità è veramente scarsa. È vero il ragionamento che è stato fatto sulle strutture, che sono, non dico al collasso, però insomma, rappresentano motivo di preoccupazione. E io penso che la cosiddetta filiera, come è stata definita prima, o squadra, come qualcuno l'ha definita prima, mi è piaciuto questo termine, possa far sì che se intorno a un tavolo, se intorno a un argomento, se intorno a delle proposte, perché guardate, abbiamo la prova che insomma che su certi elementi su altri non ci ha ascoltato per niente, anzi sta andando su strade assolutamente drammatiche. Su certi argomenti, per fortuna, il governo ci ha ascoltato, e su quelle cose che vi ho detto poc'anzi sono il frutto di un lavoro di un paio d'anni, insomma, di pressing su alcuni ministeri, su alcuni soggetti che devono decidere. Se noi continuiamo tutti insieme a portare questa richiesta forte e motivata scientificamente, ma anche spiegata in modo giusto, si potrà avere questa possibilità, perché ripeto, i temi di questo convegno, che sono importantissimi, quindi riqualificazione energetica e adeguamento sismico, se non hanno la sostenibilità economica non potranno trovare risultati efficaci. Grazie. Quindi qualità insomma del costruito sicuramente non all'altezza, non è adeguata, ma chiaramente la sicurezza fa evidentemente rima con il suolo, con il territorio nel quale si va a costruire. Chiaramente i temi della sicurezza sono strettamente collegati a questi aspetti. A questo punto chiamo in causa il consigliere dei Giovani Italiani, Benedetto. Che il computer si decida, magari chiamare. Sono dei problemi tecnici? Sì, non parte ma la. Porto i saluti del Presidente Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi d'Italia. Sì, ovviamente, come diceva il moderatore, la riqualificazione non può in qualche modo, come dire, prescindere da quella che è la valutazione dei rischi del territorio, e quindi diciamo alla definizione quindi del rischio sismico e soprattutto anche del modello geologico. Tralascio diciamo la definizione del rischio che molti di voi conoscono e che ormai è quella accettata, che prevede diciamo termini quali la pericolosità, l'esposizione, gli elementi esposti al rischio e la vulnerabilità. Questi tre elementi rappresentano praticamente la definizione del rischio, ma in particolare per quello sismico ovviamente questi tre elementi rappresentano in qualche modo poi la misura, la combinazione di questi tre elementi rappresentano in qualche modo la misura del danno atteso in un dato intervallo di tempo in base appunto alla sismicità, alla resistenza delle costruzioni e all'antropizzazione in generale poi nel territorio. L'Italia da questo punto di vista diciamo soprattutto dal punto di vista sismico, ma poi vedremo anche dal punto di vista idrogeologico, come sappiamo non si fa mancare niente, perché ha una pericolosità sismica molto elevata, medio-alta, sia per frequenza che per intensità dei fenomeni, una vulnerabilità molto elevata, che è stata anche più volte sottolineato dal fatto che abbiamo un patrimonio edilizio fragile e diciamo un'esposizione altissima sia per densità abitativa che anche per la presenza di un patrimonio storico-artistico
unico al mondo, direi. Ma nonostante questo, diciamo, c'è comunque una percezione del rischio sismico bassa da parte dei cittadini. E questo non aiuta, perché la consapevolezza del rischio è uno dei primi elementi fondamentali per poi, come dire, passare alla mitigazione. Come vediamo, non raggiunge il 50% la percezione del rischio sismico. Vado rapidamente su queste slide, che parlano in qualche modo dell'origine, forse non c'è tempo per approfondire l'origine della sismicità. Noi tutti sappiamo, no, della famosa collisione tra la zona africana e quella europea, no? L'Italia, ahimè, si trova nella cintura tra queste due zone, quindi in qualche modo è questo che determina i terremoti, eppure poi di una certa intensità. Qui ho richiamato alcuni dei terremoti più forti che hanno interessato anche le nostre zone, come vedete il 1456, quello del 688, e lì via via fino ad arrivare poi all'ultimo che abbiamo, che è quello dell'Irpinia del 1980, che molti di noi ricordano per averle anche vissuto. Questo da che cosa dipende? Dipende dal fatto che ci sono ancora delle faglie, siccome la struttura dell'Appennino è una struttura giovane, ci sono delle faglie capaci, cosiddette capaci, delle quali peraltro è stato fatto un censimento, di determinare in buona sostanza questi terremoti. Una di queste è quella Irpinia, Mazzano Carpinito, che è quella che poi ha determinato il terremoto dell'80, come vedete. Si è parlato anche di classificazione e di aggravio della classificazione. Questo è un tema importante, perché praticamente la classificazione nel corso degli anni ha seguito un po' i terremoti, no? Fin dagli inizi del secolo scorso, quindi il terremoto del 1908, poi il terremoto del 1915, la classificazione in qualche modo ha seguito le emergenze, fino ad arrivare a quella del 2003, dove si è messo anche un altro punto, cioè si è passati poi dal 2003 e poi con le norme tecniche del 2008 a una classificazione diversa, cioè non più un grado di sismicità che interessa, come sapete, l'intero territorio comunale, ma la definizione di una maglia di punti che in qualche modo, diciamo, ai quali viene assegnata una determinata accelerazione per la valutazione della pericolosità sismica di base. Questo è un salto importante che è stato fatto anche nella valutazione dei rischi sismici, perché ovviamente alcuni territori comunali, per esempio Ariano Irpino, sappiamo che è attraversato da 3 o addirittura 4 classi di sismicità, di valori di pericolosità, per cui era importante anche questo cambiamento e questo ha portato soprattutto un aggravio anche in termini di forze in gioco, perché noi abbiamo la vecchia classificazione che veniva utilizzata per esempio in Campania, che era questa, prevedeva delle accelerazioni con ordine di grandezza, come ben ricordate, 0,1 G. Adesso noi abbiamo la nuova classificazione che porta ad accelerazioni doppio o triple addirittura, quindi anche il patrimonio che è stato costruito in realtà tra gli anni 80 e quello ed oggi, in realtà noi in qualche modo non è, come dire, verificato rispetto a queste nuove condizioni di pericolosità che sono state individuate sul territorio. Questa è la mappa di cui vi parlavo, che è quella che individua adesso la pericolosità sismica dell'intero territorio nazionale. Vedete, è fatta nel dettaglio con una maglia di punti, a ogni punto è stato associato un valore di accelerazione. Ovviamente quando i punti in cui interveniamo non ricadono all'interno di questa maglia, viene fatta una media ponderata, diciamo, poi per valutarne l'accelerazione. Questo è il dettaglio della mappa. Ovviamente stiamo parlando di pericolosità di base. Poi a questo, come sapete, vanno associati i cosiddetti effetti di sito.
effetti di sito che in qualche modo amplificano il terremoto, quindi effetti dovuti per esempio all'amplificazione per risonanza nelle piane alluvionali, oppure effetti di fenomeni franosi, quindi crolli in roccia piuttosto che riattivazione di frane per esempio crescenti, oppure scorrimento di faglie e quindi anche di rottura del terreno che può causare danni. La liquefazione delle sabbie, ultimamente per esempio il terremoto dell'Emilia, ma anche per quello dell'Abruzzo abbiamo osservato fenomeni di questo tipo, ma anche gli effetti topografici. Ovviamente queste sono tutte cose che vanno valutate per fare un'analisi del rischio. A tutto questo poi va aggiunto un altro elemento, non secondario, che è quello della pericolosità da frane e della pericolosità idraulica. Ovviamente questo è il quadro che è venuto fuori dall'ultimo rapporto dell'ISPRA. Noi abbiamo un quadro di comuni interessati in tutto il paese con pericolosità P3 e P4 tra frane, P2 idraulico, pari all'88,3% dei comuni italiani, e in termini di superfici perimetrati parliamo di 47.500 circa chilometri quadrati, ovvero quasi il 16% del territorio nazionale. Ovviamente questo tipo di problematica richiede interventi che di mitigazione di questo rischio, e su questo c'è molto da dire perché le risorse impegnate sono sempre pochissime, però ovviamente dobbiamo anche cercare di cominciare a ragionare diversamente. Noi il territorio che abbiamo lo dobbiamo mettere in sicurezza, o comunque dobbiamo mitigare i rischi, altrimenti non andiamo da nessuna parte, non riusciamo neanche in qualche modo a svilupparlo se non lo mettiamo prima in sicurezza. Gli interventi ovviamente possono essere di tipo strutturale e non strutturali, molto possiamo fare anche con il discorso della riqualificazione sismica, perché ovviamente uno dei primi elementi è quello di consolidare il fabbricato e quindi prepararci quando arriva il terremoto. Ma anche interventi non strutturali possono essere fondamentali, come per esempio un corretto uso del sole e la pianificazione, quindi andare ad evitare di interessare territori pericolosi da un punto di vista idraulico e da un punto di vista delle frane, oppure ancora per esempio la pianificazione di emergenza, con la quale anche molto si può fare, e qui anche i comportamenti per esempio che si tengono in fase sismica da parte delle persone sono importanti, perché spesso dei piccoli accorgimenti possono anche salvare la vita umana. Poi il presidio territoriale, monitoraggio strumentale eccetera. Ovviamente non ci può essere, come dicevo prima, mitigazione dei rischi senza conoscenza e consapevolezza anche da parte dei cittadini, che è il primo passo per imparare ad affrontarli nel modo più corretto e per difendersi poi da pericoli. Sul patrimonio edilizio è stato detto molto, praticamente negli anni il 60% circa del patrimonio è stato costruito prima della prima legge sismica, che vi ricordo è del 74, legge numero 64. Quindi questo significa che tutto il patrimonio, il 60% già non è stato costruito per niente con normative sismiche. Poi abbiamo detto quello successivo, in qualche modo la pericolosità è stata aggravata, quindi anche quello va verificato. Quindi abbiamo una vulnerabilità sismica praticamente del patrimonio edilizio molto elevato. Cosa è stato fatto? È stato fatto un piano nazionale per la difesa del rischio sismico, per la prima volta il governo ha previsto un piano settennale, cosa abbastanza strana perché normalmente non si arriva mai in Italia a questi livelli di pianificazione, dove sono state impegnate anche delle risorse, circa 1 miliardo di euro in 7 anni, e ovviamente la cifra, anche se appare cospicua a una prima analisi, ovviamente rappresenta probabilmente solo l'1% del fabbisogno necessario per il completamento sismico di tutte le costruzioni pubbliche e private e delle opere infrastrutturali. Quindi questo piano va riproposto, sicuramente anche potenziato. Degli sgravi, va bene, parleranno anche altri.
cos'altro si può fare? Bisogna incentivare anche gli studi di microzonazione, perché gli studi di microzonazione ci consentono appunto di ottimizzare la pianificazione del territorio e la difesa del territorio, e ci consentono anche di progettare in qualche modo bene gli interventi attraverso la risposta, poi la valutazione della risposta sismica di sito. E poi anche il fascicolo del fabbricato, che Simoncelli chiamava analisi anagrafe integrata, chiamiamola come vogliamo, però diciamo è importante che in qualche modo ci sia anche questo riferimento. Io ho richiamato una frase del mio presidente Veduto, che lo paragonava in qualche modo al libretto pediatrico di un bambino, no? Nel quale ovviamente vengono segnati i controlli, i monitoraggi, le malattie, le cure, le ricadute, e questo è fondamentale ovviamente in un paese dove c'è un elevato rischio sismico. Chiudo con una nota positiva, se no dicono sempre questi geologi, parlano sempre di frane, terremoti, disgrazie. C'è un aspetto che stiamo affrontando e che stiamo curando molto anche come Consiglio nazionale, nel quale siamo impegnati, cioè la riqualificazione energetica col geotermico a bassa intensità. Questo è un aspetto importante ovviamente. E chiudo quindi con questa nota positiva, e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, a questo punto ci avviamo alle conclusioni. Io al Presidente Sessa consegno, diciamo, due istanze, insomma, che sono emerse dal confronto di questa mattina. La prima è la richiesta di una semplificazione normativa. Questo è un problema che riguarda il nostro paese, insomma, un po' a tutti i livelli. E la seconda è quella di una richiesta che è venuta fuori dagli operatori, dalla filiera dell'edilizia, che è quella di un'incentivazione che si è in qualche modo messa a sistema, evitando appunto che di anno in anno bisogna poi rincorrere, insomma, i fondi e le risorse necessarie. Cerco di essere rapido, visto anche l'ora, dopo ci sarà l'intervento conclusivo del professor Braga. Pronto? Mi sentite? Allora, mi sentite adesso? Perfetto, grazie. Allora, innanzitutto porto i saluti del sottosegretario Umberto Tasso De Caro, il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture. È lui che mi ha chiamato, mi ha detto se cortesemente insieme a questo Braga partecipiamo a questo convegno. Da lì ho preso i contatti con Giulio De Angelis, colgo l'occasione per ringraziarlo dell'invito, che il sottosegretario ha insistito proprio alla luce del tema degli argomenti trattati. Vista la brochure e vista come era organizzato il convegno, ho deciso, ancorché siamo in una fase, diciamo, dinamica del Ministero, di essere presente. Perché? Perché ho colto in questa iniziativa un aspetto interessante in un momento, come prima si diceva, di cambiamento, il termine cambiamento e non di crisi, vedendo anche i patrocinanti e la collaborazione dei produttori dei materiali della costruzione, vista la presenza di tutta la filiera degli operatori, diciamo, del tema infrastrutture e tecnico, una presenza densa, articolata e interdisciplinare. E ritengo che questo è un successo dell'organizzazione del convegno, ma è anche un segnale effettivamente di una prospettiva di positività, uso questo termine perché bisogna essere molto cauti, che abbiamo andamenti dell'economia oggi abbastanza altalenanti, basta seguire un po' gli eventi di borsa, che bisogna usare i termini di prospettiva per essere prudenti e non illudere soprattutto. Però indubbiamente, visto che la filiera delle rappresentanti delle associazioni, degli ordini, e vista anche appunto quella degli operatori presenti che stanno facendo uno sforzo, questo vuol dire che questa prospettiva appare in un trend positivo. Ed è bene che ci sia questo dibattito, come oggi ho avuto il piacere di assistere e di ascoltare, articolato e interdisciplinare, perché faccio degli esempi storici, perché poi la storia
come diceva qualcuno, si ripete e bisogna fare riflessioni in tal senso, soprattutto con ormai un mondo globalizzato sempre più complesso. Crisi del dopoguerra in Italia. La crisi del dopoguerra in Italia, il nostro paese era un paese distrutto, però aveva un grande entusiasmo e rapidamente ha portato ad essere l'Italia, un paese che non ha grandi materie prime, a essere negli anni 50-60 un paese, diciamo, industrializzato, diventare un paese industrializzato. L'ingegneria nostra negli anni, perché mi voglio ricollegare agli interventi precedenti, era l'Europa della rivoluzione industriale. Proprio che questa rivoluzione industriale stava modificando il territorio, stava modificando l'economia. Come tutte le persone intelligenti, come diceva un mio professore di macchine, che cosa fa l'ingegnere Cobra, l'importante è che trovi bene, Cavour anche lui inizia a osservare e a copiare questo nuovo sistema produttivo, e questa esperienza giovanile che gli consente di avere una visione internazionale e anche una visione interdisciplinare, tecnica, ingegneria ed economia, sono stati elementi per lui fondamentali nel momento in cui diciamo costruisce l'ultimo passaggio dell'Unità d'Italia, perché poi il vero regista è stato Cavour dell'Unità d'Italia, regista, pensatore, lo stratega, e capisce nella ricostruzione di questo paese che l'Italia era un paese al di là del sud, e io sono uomo del sud, la Napoli Porti, che è stata il primo evento infrastrutturale e tecnologico moderno d'Italia, questo l'ha ricordato, legandomi anche a interventi che riguardavano il Mezzogiorno, che ritengo che il Mezzogiorno, proprio perché ha avuto tante dominazioni nel tempo, è stato un miscuglio positivo di cromosomi, e ci sono state sempre grandi intelligenze da questo punto di vista, e noi ce l'abbiamo, legate anche alla fantasia, che è un valore aggiunto, di metterle in campo. Cavour che cosa capisce? Che questo paese, se vuole essere competitivo in un'Europa moderna, l'Europa che poi è l'Europa che oggi abbiamo, che cosa fa? Comprende che deve essere un paese reindustrializzato e ricostruito. Come dicevo prima, guarda intorno e copia a un istituto che ormai in Francia, nato nella rivoluzione francese, che era l'istituto, era l'assemblea di strade e ponti, il termine assemblea è importante, di un ente, di un'entità istituzionale interdisciplinare, dove per quanto riguarda gli aspetti di grande pianificazione del territorio e infrastrutturazione del territorio ci volesse un dibattito, sto parlando degli anni 1800-1800, pensate alla modernità, un soggetto dove si votasse e ci fosse un confronto. Lui che cosa fa? Capisce che ci voleva un passaggio del genere, perché già quando si è dovuto affrontare la bonifica delle risaie della pianura padana comincia ad avere problemi, diciamo, di contrasto, prima si parlava di tarre e via dicendo, e che ci voleva quello che oggi poi è stato istituito nel nuovo codice appalti, copiando sempre dai francesi, il dibattito pubblico, il dibattito pubblico, di avere un minimo di interlocuzione e avere un organismo interdisciplinare che coprisse le varie discipline di ciò che un'opera infrastrutturale importante in qualche modo mutasse o condizionasse il territorio. E istituisce nel 1859, vale a dire due anni prima dell'Unità d'Italia, il Consiglio Superiore, copiando le francesi. Noi abbiamo un pari gemello che è in Francia, noi siamo gemellati con quello francese, in Germania c'è un altro altrettanto. Dico questo perché in quel momento di grande cambiamento dell'Italia, cioè in pratica dell'Italia che abbiamo oggi di modernizzazione infrastrutturale, è quanto mai necessario, e il convegno di oggi me ne ha dato contezza e convinzione, che questa necessaria sintesi tecnica, e qui riprendo quello che ha detto Zambrano, che poi dopo la sintesi tecnica si concretizza nel progetto, nella centralità del progetto, e ultimamente questo aspetto si è perso, e tanti guai che abbiamo avuto nel settore delle costruzioni generali e nelle grandi vicende, diciamo, di appalti, sono figlie di un progetto la cui qualità non era elevata. Con Zambrano, con il Presidente degli Ingegneri, ma anche con la rete delle professioni, con tutti gli attori, questo problema ce lo siamo posti. E il progetto, signori, e non lo devo dire a voi perché è tecnico, è la base dove c'è tutto ciò che deve essere poi realizzato.
e non è soltanto un mero conteggio di superfici, cubature, calcoli di resistenza e via dicendo, ma è un aspetto molto più articolato dove c'è anche una contabilità economica, dove c'è anche un aspetto, come possiamo dire, giuridico amministrativo. Pertanto è una condensazione, una sintesi molto densa di valori, di concetti. Se questo oggetto, il progetto, è ben fatto, probabilmente a valle non abbiamo tutte quelle problematiche che si sono riscontrate sia nei piccoli interventi di edilizia, visto che parliamo di questo tema, che lo sanno bene gli amministratori di condominio quando poi si approcciano a realizzare un intervento di ammodernamento di stabili complessi, e nella capitale ce ne abbiamo tanti, ma è caratteristica della nostra tipologia edilizia poi in tutta Italia, che si parte da un preventivo e poi si vanno a preventivi ben oltre, perché le mancanze che ci sono a monte producono danni e costi importanti a valle. Analogo discorso, immaginate, su grandi opere, su opere lineari, se il progetto è mal fatto, e i geologi, per quanto riguarda gli aspetti, come possiamo dire, delle caratteristiche geologiche e geotecniche, sono superficiali, producono quello che sta anche nel codice civile, ma che è riportato nel codice appalti, la cosiddetta variante all'opera e la sorpresa geologica. Oggi però pensare che con gli strumenti che ci sono avere sorprese geologiche importanti diventa, come possiamo dire a mio avviso, un grande sforzo di fantasia. E questo produrrebbe anche, come possiamo dire, proposte in sede di gara da parte dei soggetti appaltatori dei ribassi un po' più congrui al progetto di base, perché avere ribassi del 40-50%, immaginate voi, su un'opera da 100 milioni di euro, già un ribasso del 40% vuol dire avere 40 milioni di euro di ribassi, che in vecchie lire, che ho vissuto anche la fase delle lire, sono 80 miliardi di lire, e insomma risparmiare 80 milioni, adesso se uno dà queste dimensioni spannometriche banali si rende conto che fa il mestiere diventa molto difficile se il progetto e i prezzi sono potenti. Guardo tutte queste riflessioni, perché do tutte queste riflessioni? Per ritornare sull'aspetto della centralità del progetto, che a mio avviso è il documento finale. Io capisco che i ragazzi cominciano a essere, come possiamo dire, stanchi e affamati. Vi chiedo un attimo di. Anch'io sono stato ragazzo di attenzione, ma non lo dico perché non poi lo sentono gli altri, il brusio porta a questo effetto, le ringrazio. Dico questo perché nel convegno di oggi, in cui c'è tutto questo aspetto di disciplina, ci sono state fatte molte proposte, ma sono tutte proposte convergenti, dove io convengo sia da ciò che ha detto il vicepresidente di ANCE Girardi, ma hanno deciso tutti, Sanoncelli, Girardi, Burrelli, Freri, Zambrano. Noi siamo tutti d'accordo, c'è un problema normativo. Il problema normativo è importante, lo vedo, il Consiglio Superiore, finisco il ragionamento, è un organo, non è un organo del Ministero, come dice il codice appalti, che l'ha letto bene, il massimo organo tecnico consultivo dello Stato è posizionato presso il Ministero, noi interloquiamo con il Ministero delle Infrastrutture perché a noi arrivano tutti i progetti sopra i 25 milioni di euro, il Ministro del Rio ha posto in essere un decreto di attuazione di una legge che per vari motivi era stata lasciata, come possiamo dire, un po' sfumata, che tutti gli interventi, compresi quelli autostradali, ferroviari, debbano ritornare al Consiglio Superiore. E questo che cosa porta? Che quando c'è un parere del Consiglio Superiore, il CIPE finanzia, la Corte dei Conti immediatamente registra e pone in essere i finanziamenti. Perché è successo questo? Per tutta quella serie di cattiva qualità di progettuali che hanno prodotto sovraccosti. Ma l'effetto sul piano tecnico qual è? È quello di avere una impostazione omogenea sul progetto, avendo un organo che vede tutti i grandi progetti, vede anche quelli piccoli, in qualche modo dà un'impostazione omogenea come era un po' una volta, quando i geni civili erano, diciamo, nell'ambito del Ministero, poi i geni civili sono passati a seguito delle varie leggi di centrifugazione, uso questo termine, che a mio avviso hanno prodotto una grande degli effetti non positivi. Cosa porta? Che il Consiglio Superiore è l'organismo normativo per quanto riguarda gli aspetti tecnici. L'NTC 2008, che gli ingegneri conoscono bene, nascono nel Consiglio Superiore. Poi c'è una procedura di concertazione con il Ministero degli Interni, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Protezione Civile, con la Conferenza Stato-Regioni e con la Comunità Europea, le norme sono nel rispetto delle
direttive comunitarie e poi vengono emesse queste norme con decreto interministeriale. Però il soggetto che in pratica le partorisce e le produce avviene all'interno del Consiglio Superiore, dove c'è un dibattito, c'è alla fine una votazione, che Armando Zambrano ne conosce tutti gli aspetti, ancorché la votazione è sempre figlia, come tutte le assemblee, di un grande confronto, ma io ritengo che il confronto è necessario perché porta soprattutto su questi argomenti a fare riflessioni, e spesso molte persone che partono da una posizione, con l'intelligenza che sempre emerge rara e buon senso, che arriva a una sintesi equilibrata ascoltando voi. E questa è stata la forza storica del Consiglio Superiore, che dal 1859 funziona come funziona adesso. Detto questo, e ascoltando un po' tutti gli interventi, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Il titolo del convegno è riqualificazione energetica e sismica, che siamo nel nostro futuro. Io avrei posto il convegno al contrario, di riqualificazione prima sismica e poi energetica, che siamo nel nostro futuro. Perché investire fare grandi investimenti su edifici che poi non hanno quella risposta sismica adeguata su un paese che è diventato tutto sismico, corriamo il rischio, se arriva un terremoto, di buttare soldi. Allora, la cosa opportuna da fare è che, visto che la riqualificazione energetica di fatto è un obbligo, e abbiamo anche quella sismica, e queste norme sono andate entrambe in parallelo, ma quella sismica è presupposto prodromico a quella energetica, quando si pone in essere interventi in tal senso, bisogna che, e qui lo chiedo agli operatori, alle associazioni, bisogna a mio avviso replicare anche questo convegno, perché poi il soggetto che deve dare l'indirizzo è sempre la politica. Noi siamo un organismo tecnico, noi la politica, il Ministero ci dice attivate le nuove norme, noi partiamo con le norme, anche se la norma dice che devono essere biennali, ma questo non è mai successo. Il momento rivoluzionario è stato nel 25-2008 rispetto al DM 1996, e devo dire che alla fine sono norme che sono di estrema modernità, è una sintesi degli orocorsi, per parlare molto chiaro, con tutti i limiti del caso, perché le nostre sono norme cogenti. Detto questo, io ritengo di essere disponibile ad aprire un tavolo sugli argomenti che oggi trattati, anche perché le NTC coprono l'aspetto statico strutturale, sono quelle che poi condizionano lo scheletro della struttura. E voi sapete bene che nell'NTC il dibattito, quello più cruento, è stato sul capitolo 8, che sono gli edifici esistenti, e dai dati GRESME sappiamo che gli edifici, il 63% degli nostri edifici sono edifici anti 1971, dove la qualità del cemento armato, la qualità strutturale è stata una qualità altalenante, poi a seconda delle tecnologie dell'edificio e a seconda dei territori. Pertanto abbiamo un patrimonio edilizio, ed è un problema che ritengo che noi, da questo punto di vista normativo, siamo molto più avanzati di altri paesi, anche perché noi siamo un paese sismico. Gli eurocodici sono figli di una impostazione filo-germanica, centro-Europa, che non ha queste problematiche. Problemi sismici abbiamo noi, la Grecia, la Spagna, parte del Portogallo, tutta la fascia, come prima è stato rappresentato dai geologi con una cartina molto molto chiara. I paesi del nord non hanno queste grosse problematiche, e riteniamo che noi, da questo punto di vista, abbiamo approcciato un problema che non è di facile soluzione, ma abbiamo posto una norma che in qualche modo sistematizza con un approccio abbastanza omogeneo. Detto questo, il Consiglio Superiore, Braga ne è testimone perché è il coordinatore scientifico della circolare, norma tecnica, circolare e annessi tecnici che assorbono sul quadro normativo nostro i parametri degli eurocodici. Mi auguro di portare in un momento unico la rivista NTC 2008, che in pratica va a correggere, va a sistemare qualche cosa che, come tutte le cose che poi si attuano, che sono rivoluzioni, vanno anche tarate. La circolare, che vada in contemporanea, è un passaggio positivo, perché poi la circolare è lo strumento attuativo di quello che viene fatto, e gli annessi tecnici, che sono i parametri di assorbire in Italia negli ambiti degli eurocodici. Detto questo, la riflessione che io faccio, ancorché c'è stato un gruppo di lavoro al Ministero col Consiglio Superiore,
di portare in analogia e una sorta di sintesi di incentivazione di investimento sugli edifici sia dal punto di vista energetico sia dal punto di vista sismico, perché io ritengo se deve partire un'operazione deve essere un momento unico, anche perché non si può pensare che si fa un intervento energetico e successivamente si fa quello sismico. Se probabilmente si pensano in un momento unitario e integrato, si risparmia, si evita di bucherellare gli edifici già esistenti, che hanno, come detto, un minimo, diciamo, di criticità, e si ottimizza anche l'investimento che si investe. Tutto questo ruota intorno al DPR del 80, Zambrano l'ha citato a ragione, che è un DPR che ad oggi comincia ad avere delle, come possiamo dire, delle carenze. Faccio un esempio: ultimamente un concessionario statale che realizza opere lineari sul territorio, che attraversa più regioni, che attraversa più generi civili, ci ha posto un quesito riguardo la legge 64-74 e la 1086-71. Tracciabilità dell'opera strutturale dal punto di vista del leggermente armato e dell'autorizzazione sismica. Avendo dell'NTC 2008 posso capire la tracciabilità, ma avere un'autorizzazione dei generi civili, se il progetto è stato approvato, diventa un passaggio ultroneo, questo lo dico ai fini della semplificazione amministrativa. Ma diventa singolare come poi i generi civili interpretano in maniera diversa determinati aspetti dell'autorizzazione sismica. Che cosa comporta? Che il concessionario, per tutti i difetti di questo mondo, deve andarsi a confrontare con vari generi civili dove ciascuno interpreta. E questo a mio avviso è un grande limite, e sul 380 questo probabilmente andrà visto. E noi questo lo riscontriamo nel Consiglio Superiore quando poi i generi civili, quando vogliono, ci chiedono interpretazioni esatte sul capitolo 8, e tu ti accorgi che ogni genere civile la interpreta come ti pare. Immaginate un professionista che, cambiando provincia, perché i generi civili sono su scala provinciale, che ha norme, diciamo, di interpretazione diverse. Lo sforzo che noi dovremmo fare, e questo ve lo preannuncio, già d'accordo con l'Assemblea, è quello di cercare di omogeneizzare questo approccio con i generi civili, ed è un passaggio importante che va un po' nella filiera che diceva prima anche Savoncelli, di cui concordo, che rientra nella semplificazione amministrativa. Paradossalmente, una volta, quando c'era il Ministero, i generi civili erano provveditorato, tanto per intenderci, l'approccio era unico, tutti parlavano la stessa lingua, l'ingegnere italiano da Trento a Ragusa probabilmente aveva lo stesso standard. Oggi devo dire che questa difficoltà la riscontro ed è singolare. Vado e concludo che per quanto riguarda gli aspetti di incentivazione lascerò poi la parola al professor Braga, che è stato fatto questo studio, ma qui ci vuole uno sforzo politico, perché guardate, De Caro, di cui ci abbiamo su questo aspetto già è venuto a partecipare a due convegni, uno che è stato fatto a Benevento e uno che è stato fatto a Parma, proprio sulle norme tecniche, che sembrano aspetti di nicchia ma invece sono aspetti fondamentali che in qualche modo toccano qualunque intervento infrastrutturale, e io ritengo che il paese ripartirà dagli interventi infrastrutturali e ripartirà dall'edilizia. Io sono d'accordo con Girardi con tutto quello che è stato detto, ma tutto questo avverrà se nel cambiamento, figlio della crisi, e le crisi sono sempre alla fine momenti anche di cambiamento e di rinnovamento, ci sia un approccio culturale e anche da parte delle aziende di riorganizzazione in chiave di modernità. Ma lo sforzo invece noi dobbiamo fare come amministrazione, ci metto anch'io, di fare uno sforzo di semplificazione. Però questo sforzo di semplificazione richiede da parte di tutti i soggetti che qua vedo, ma che sono proiezioni poi a livello nazionale, e di organizzare, qui io sono disponibile, e quello che ho detto prima è stato effettivamente a concludere, ad aprire un tavolo nell'organismo istituzionale, nell'organismo consultivo tecnico, ma organismo tecnico dello Stato, per cercare di porre in essere una filiera normativa che, ripeto, non è banale, unitamente anche a tutto ciò che è stato detto sull'istituto della sostituzione, può trovare anche istituti che consentano di rifare riqualificazione di unità immobiliari vaste, che oggi è operazione molto molto difficile, voi lo sapete, anche perché dobbiamo pensare agli inquilini che stanno dentro questo edificio, e deve essere fatta un intervento ampio, invasivo, bisogna riflettere come questa gente in qualche modo deve essere collocata e quanto deve essere vantaggioso fare un intervento in tal senso. Ma richiede appunto una norma forte, conveniente, ma che deve essere discussa in chiave tecnica, perché poi alla fine succede che la norma giuridica, la filiera vantaggiosa e positiva, poi l'aspetto tecnico non si integra con questo e il risultato finale è un grande fallimento.
e avere oggi un fallimento con una ipotesi, come ho detto all'inizio, di prospettiva favorevole, e sta a noi, noi per le istituzioni, voi che siete gli operatori, voi che siete la filiera dei soggetti tecnici e anche quelli giuridici, bisogna sedersi tutti quanti intorno al tavolo, dico all'ANCE che sta vicino a noi come sede, e per fare una riflessione in tal senso e fare una proposta da parte di tutti i soggetti, visto che oggi anche Confindustria si rinnova nel nuovo presidente, perché facciamo colgo l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro, di cogliere questo aspetto interdisciplinare, di cogliere in un momento particolare, che se riparte questo settore forse daremo speranza per i ragazzi che giustamente un po' erano annoiati, ma gli diamo una prospettiva di positività. Detto questo io concludo, lascio la parola al professor Braglio e vi ringrazio. Professor Braglio, io devo giusto gli auguri di buon compleanno, gli auguri di buon compleanno. Il compleanno diventa un evento da dimenticare, quindi io mi sforzo ogni anno di dimenticare. Però grazie. Però lo puoi fare un anno di meno, puoi fare un anno in più. No, da tempo iniziava l'operazione inversa. Esatto, almeno alla. Dunque, visto che siamo rimasti in pochi, cercherò di essere estremamente rapido. Molte delle cose che vi dico le avete già sentite. Che è successo intanto? È successo che è stata completamente rivista la definizione della pericolosità sismica. Qui vedete al confronto l'Italia sismica dell'84 con l'Italia sismica del 2015. È abbastanza chiaro che l'Italia è diventata tutta sismica, mentre nell'84 lo era in una parte abbastanza contenuta, quindi è evidente che il problema della rispondenza delle costruzioni alle azioni per tutto ciò che si è fatto prima dell'84 è sicuro, è garantito. Non si pensava proprio alle azioni orizzontali. Purtroppo il problema è ancora più pesante, anche in termini di azioni di progetto, si valutavano le azioni di progetto in modo diverso. Qui vedete le azioni di progetto di oggi, quelle guglie piuttosto alte, con le azioni di progetto del 96 con le due curve rosse e nere. In buona sostanza, nel 96 le azioni di progetto erano più piccole delle attuali di un fattore compreso fra 1,5 e 2,5, quindi il problema con tutta evidenza c'è, sussiste. Stiamo pensando al cemento armato, ma a maggior ragione sussiste per la muratura, perché vi ricordo che fino all'86, mi sembra di ricordare, di progettazione delle costruzioni in muratura non se ne parlava, e solo nell'87 compare una norma che parla di progettazione solo per la muratura investita dal terremoto, cioè per la muratura danneggiata. Quindi è chiaro che il problema c'è per il cemento armato, c'è ancora di più, a maggior ragione, per la muratura. Bene, ho sentito spesso oggi parlare di rischio e sicurezza e mi sembra che molti, forse ho inteso male io, considerino i due termini sinonimi. Non è così, sono due concetti significativamente diversi. Voglio tentare di diversificarli, di chiarire in cosa consista la differenza. Non è un'idea antica, è un'idea recente. Sostanzialmente, come sempre per l'ingegneria sismica, nasce negli Stati Uniti al finire del secolo scorso, nel 91. Che succede nel 91? Nel 91 a Northridge, in California, viene un terremoto di magnitudo 6,4 che sostanzialmente coincide come localizzazione, gli epicentri distano di 5 km e come entità dell'azione, con un terremoto che c'era stato nel 70, il terremoto di San Fernando. Quindi a 21 anni di distanza ritorna un terremoto praticamente nello stesso posto con la stessa intensità.
Il terremoto di San Fernando, quello del 70, aveva prodotto danni per $500 milioni. Il terremoto del 91 produce danni per $20 miliardi, cioè produce danni 40 volte più grandi. Conoscendo gli americani, questa cosa dovrebbe suonarvi stranissima, e agli americani così suona, perché? Perché evidentemente dopo il terremoto del 70 si era intervenuti in maniera massiccia sull'esistente per eliminare tutte le controindicazioni che il terremoto del 70 aveva evidenziato. Peccato che non si era pensato agli elementi non strutturali e agli impianti. Quindi quelle stesse costruzioni, in particolare ospedali, case di cura e quant'altro, che nel 70 erano state chiuse per problemi strutturali, nel 91 vengono chiuse per problemi impiantistici e di finiture. La chiusura però non è che è meno lunga, è più lunga, e soprattutto i danni sono molto più elevati, perché chiunque costruisce vi dirà che il costo della struttura è il 20-25% del costo totale, ma il resto sono finiture e impianti. Questo vi spiega il perché dei $20 miliardi contro il $500 milioni. Di questa cosa quindi gli americani prendono chiaramente coscienza, e di conseguenza prendono coscienza del fatto che i danni che si accompagnano a un terremoto non si legano tanto alla struttura quanto agli elementi non strutturali e agli impianti, e che i danni non si legano tanto alla parte, noi lo chiamiamo cratere del terremoto, cioè alla zona piuttosto piccola nella quale l'azione ha la massima intensità, ma piuttosto a tutta la zona investita da un terremoto. Cioè alla fine, quando si tirano i conti, si vede che le spese sono avvenute più nelle zone dove l'intensità era meglio piccola che nella zona nella quale l'intensità è stata parossistica. Perché? Perché il terremoto rozzamente ha una distribuzione dei danni circolare, e chiaramente la superficie del cerchio più grande è molto più grande della superficie del cerchio piccolo, quello con i danni forti. Quindi alla fine, quando si fanno le somme, si scopre che i danni medio-piccoli messi insieme costano molto di più dei danni grandi. Questa cosa di necessità porta poi l'attenzione verso la valutazione del rischio. Il rischio quindi non è sicurezza, il rischio è danno monetario, e questo danno monetario viene valutato con metodi tipici dell'ingegneria finanziaria, cioè in maniera totalmente probabilistica, assumendo una serie di valutazioni di distribuzioni particolari, arrivando alla fine a un numero espresso in valuta, dollari se siete negli Stati Uniti, euro se siete in Europa e così via. Di conseguenza si pensa di affrontare il problema nel modo che vedete. Sintetizzo il grafico che vi racconta. In ascissa ci sono le percentuali annue, le frequenze annue dei terremoti. Quindi il terremoto viene una volta ogni 10 anni? 10% la frequenza. Viene una volta ogni 100 anni? 1% la frequenza. Viene una volta ogni 1000 anni, 0,1%, quindi in ascissa avete la frequenza con cui viene il terremoto. In ordinata avete un valore nuovo. Quel terremoto, che percentuale del costo di ricostruzione comporta? Ossia, il danno viene quantizzato in percento del costo di ricostruzione. E vedete qual è la situazione. A prima vista sembrerebbe che il grosso del costo si concentri verso i terremoti più rari, perché vedete la curva va salendo fortemente, ma attenzione, è un grafico logaritmico. Se mi ricordo di questo, allora è evidente che il danno non si localizza nella parte finale del grafico, ma si localizza nella parte iniziale. Cioè quello che produce il danno monetario autenticamente è
sono gli stati limite di esercizio. I primi due sono quelle prime due palline che vedete, non le ultime due. Ancora nel grafico vedete la differenza fra i danni alle strutture, il puntinato rosso in basso, e i danni agli elementi non strutturali, il puntinato celeste in alto. Cioè vedete come i danni agli elementi non strutturali siano decisamente più alti sui primi due stati dei danni alla struttura. Quindi, sintetizzando, per decidere quanto ci è costato il terremoto, alla fine contano gli stati limite di esercizio, quelli nei quali i danni non sono particolarmente elevati sulla struttura, ma sono invece già significativi elevati sugli elementi non strutturali e sugli impianti. E alla fine, se facciamo il costo del terremoto, il costo si lega non tanto ai crolli quanto a questi danni. A riprova, gli americani, che sono sempre poi spinti a quantizzare, producono questo grafico. Perdonate, mi sono andato troppo avanti. Il grafico che ci dice? L'ordinata vi dice, in termini di percentuale sul totale dei partecipanti, di quelli che vivono in quell'edificio, che lavorano in quell'edificio, quanti sono i morti, quanti i feriti leggeri, quanti i feriti gravi. Al procedere di cosa? In ascissa avete i danni espressi come percentuale del costo di ricostruzione. E qui si fa un'altra scoperta interessante e si vede bene la differenza tra il rischio e la sicurezza. Finché i danni, è quella linea rossa che vi ho tracciato, sono inferiori al 50% del costo di ricostruzione, guardate che è tanto il 50% del costo di ricostruzione, vedete le percentuali di morti, feriti gravi, feriti leggeri, sono inferiori all'1% degli occupanti. Ossia, la sicurezza e il rischio sono due cose diverse. Il 50% dei danni, quindi una cifra già molto importante, un terzo la metà del valore della costruzione, si accompagnano a una quantità di morti e feriti trascurabili, bassissima. Quindi sicurezza e rischio hanno campi di azione diversi e quantizzazioni diverse. Questo è fondamentale per una politica di pianificazione nazionale, perché significa chiedere al Paese spese più basse e soprattutto significa spendere meglio. Oggi noi tendiamo, perlomeno fino ad oggi abbiamo teso, a voler rendere le costruzioni esistenti identiche alle costruzioni nuove. Quindi abbiamo chiesto l'adeguamento, abbiamo detto prendo la costruzione esistente, la snaturo, perché il più delle volte questo significa, la costringo a diventare come una costruzione nuova. Bene, il rischio ci dice, guarda, lo puoi anche fare, però non ti conviene, perché le tue spese sono altrove. Invece di fare pochi di questi interventi, fai tantissimi di interventi più leggeri, pensando agli elementi non strutturali e agli impianti, pensando di contenere i danni a questi elementi. Questa cosa, che a prima vista sembra banale, in realtà comporta un cambiamento della politica di intervento straordinario, e lo comporta soprattutto per i privati, che sono quelli, lo abbiamo sentito da tutti oggi, che devono materialmente approntare il denaro. Quindi questa idea deve transitare, e deve transitare intanto nella classe tecnica e poi presso gli utenti, presso i privati. Cioè sistemate i vostri elementi non strutturali e i vostri impianti, legate le vostre tamponature ai telai, assicuratevi che i mobili siano collegati alle pareti e non siano liberi, dotatevi di mobili che abbiano chiusure, quindi evitate che la cristalliera con quella bella stesa di bicchieri e di piatti che tanto ci piacciono e che vediamo in tante case, se viene un terremotino d'ambiente si rovesci e magari un piatto volando ci ferisca gravemente. Tutti interventi contenuti
di prezzo relativamente modesto, ma da applicare dovunque se vogliamo ridurre il rischio. Sempre riferendomi agli americani, non perché li ami, che li amo poco sinceramente, pur essendo stato a lungo negli Stati Uniti, ma perché sono pragmatici, quindi quando un problema c'è, lo fronteggiano. Gli americani già dal 2001 hanno emesso dei manuali di do it yourself, cioè intervieni tu, a casa tua comincia a fare queste cose, e sono cose banali, quelle che vi ho raccontato. Accerta che i condizionatori siano ben fissati alla parete, quindi non uno stop se c'è, ma quattro. Fissa gli armadi alle pareti, chiudi gli armadi, quindi dotati di armadi dotati di chiusure, collega le tamponature ai telai, fai una serie di interventi apparentemente banali, ma che alla fine abbattono i tuoi costi per un terremoto medio-piccolo, che poi è quello che sommato su tutta la nazione produce i danni veri, i costi veri. Bene, che cosa abbiamo cercato di fare in questa commissione ministeriale che ha finito di operare più di 2 anni fa, ma non è riuscita a produrre per ora risultati? Semplicemente non perché non ci sia il documento c'è e pronto, ma semplicemente perché, estrapolando le conseguenze del documento al gettito fiscale, il MEF ogni volta ha detto: io questa cosa è finanziaria e non la metto. Cioè, io questo ampliamento dei benefici fiscali che finora ho fatto per il risparmio energetico alla difesa antisismica non la posso fare. C'è la legge di stabilità, c'è una serie di cose, il patto di stabilità, scusate, c'è una serie di cose che me lo impedisce. Però il disegno è completo. E in sostanza potete, se vi va, anche prendervi la soddisfazione dolce e amara di valutare casa vostra in che classe di rischio ricade e di conseguenza quali danni sismici potreste aspettarvi a seconda che siate in zona sismica 1, 2, 3, 4. Qui vedete come attribuire le diverse classi di vulnerabilità, sono 6, noterete una certa somiglianza con le classi energetiche, somiglianza che vi mostrerò dopo essere ancora più vicina, ancora più simile. Vedete indicati dei cerchi che sono il valore medio della vulnerabilità e poi delle ali, sembrano quei caccia di guerre stellari, se li avete presenti, no? Sono semplicemente la zona nella quale la vulnerabilità si spalma, c'è un valore medio ma c'è anche una dispersione, sono quelle due alette verticali che delimitano il fronteggio. Bene, allora, avendo individuato queste 6 classi di vulnerabilità, avendo detto in base alle definizioni in quale classe di vulnerabilità l'edificio può ricadere, poi si sono prodotti questi grafici che sono esattamente i grafici che avete visto all'inizio, il grafico che avete visto all'inizio che dà l'expected annual loss, cioè quanto perdo ogni anno per il sisma tot. E qui vedete quanto per ogni tipologia di vulnerabilità si può perdere. Questa operazione è stata ripetuta per tutte e 4 le zone. Ovviamente vedete queste curve di danno spostarsi sempre più verso sinistra man mano che la pericolosità sismica cala, perché ovviamente man mano che la pericolosità sismica si riduce i danni a parità di tipologia si riducono. Quindi vedete che succede per la terza categoria e per la quarta categoria. Abbiamo fatto anche esperimenti di come ridurre il danno atteso, l'expected annual loss, il danno atteso annuo, e ovviamente siamo intervenuti sugli stati di fine dell'esercizio, l'operatività e il danno, cioè quelli da terremoto medio piccolo. In particolare ci siamo riferiti, per esempio, a una classe B, quindi abbastanza danneggiabile. La classe B comporterebbe in zona sismica di prima categoria
un danno atteso annuo del 3,82%, diciamo del 4%, quindi un danno molto elevato. Questi numeri elevati non mi sorprendono, vuol dire che in zona sismica di prima sarebbe bene non fare edifici di classe B. L'edificio di classe F è un edificio di muratura non particolarmente collegato fra solai e pareti, non con le aperture nei posti giusti, non, insomma, un edificio in muratura di categoria scadente. Bene, quel 3,82 con edifici con interventi molto contenuti diventa un 2,82, cioè cala di un 30%, e stiamo parlando di interventi piccoli, facili da applicare. È quella parte tratteggiata della curva, vedete la striscia verde sono gli stabilimenti dell'esercizio, il punto verde superiore è calato, è diventato il punto verde inferiore, quindi la curva del danno è diventata il tratteggiato che vedete. Si vede bene che posso anche migliorare il comportamento nei confronti degli stabilimenti ultimi, ma il miglioramento in termini di danno atteso è molto più contenuto. Infine, e ho concluso, questa è la classificazione del risparmio energetico ben nota. Se voi fate questo piccolo passaggio, cioè riesprimete quell'energia in kilowattora metro quadro, la esprimete attraverso quella formula che vedete a destra, in expected annual loss energetico, arrivate a questa tabella in cui si vede che è possibile affiancare le classi energetiche alle classi sismiche e si nota una notevole corrispondenza. Ovviamente abbiamo fatto anche in modo che i numeri si assomigliassero, però già di loro si assomigliavano. In altri termini, che sto dicendo? Sto dicendo che una classe, una costruzione che appartiene a una classe energetica scarsa, con ottima probabilità, appartiene anche a una classe sismica scarsa. E quindi che intervenire soltanto sul versante energetico, senza intervenire contemporaneamente sul versante sismico, è un drammatico errore, significa sprecare i soldi, perché domani verrà il terremotino, mi spaccherà i tramezzi, mi sfonderà gli impianti, e quando io ho fatto il miglioramento energetico, ho messo il cappotto, forse potevo contemporaneamente, spendendo poco di più, aver risolto anche quel problema. Tutto qua, grazie. Ringraziamo il professore Braga e tutti i relatori, con voi l'appuntamento è anche per oggi pomeriggio, quando si concluderà questi due giorni dedicati alla riqualificazione e all'edilizia. Grazie.